Allora, avviamo la registrazione con il consenso del dottor Gatti. Allora, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute Buongiorno. a questo incontro. Allora, questo è un incontro che inaugura il modulo didattico torinese delle lezioni del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione. È un master che è arrivato all'undicesima edizione, almeno dalle origini, nato all'Università di Pisa, insieme a Libera, e da 3 anni, questa è la terza edizione, se non vado errato, si è trasformato in master interuniversitario, coinvolgendo insieme all'Ateneo di Pisa altri 3 atenei, l'Ateneo di l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Palermo e appunto l'Università degli Studi di Torino. Libera continua ad essere naturalmente partner dell'iniziativa. Abbiamo fatto la prima edizione è stata molto bella e coinvolgente perché l'abbiamo fatta la prima edizione interuniversitaria di questa didattica itinerante, quindi nelle diverse università. Già l'anno scorso purtroppo siamo passati solo alla didattica online e quest'anno per le ragioni insomma, che conosciamo tutti, di nuovo è online. Questo è un master, lo dico per insomma, il pubblico universitario, un master di secondo livello, quindi si può accedere solo chi è in possesso della laurea magistrale. Abbiamo quest'anno, anche forse per l'online, diversi studenti lavoratori, lavoratrici, appartenenti alle forze dell'ordine, o comunque diciamo addetti ai lavori per quanto riguarda i temi di cui si occupa, di cui si occupa il master. In genere in ogni modulo facciamo delle lezioni inaugurali. Che a cui invitiamo no, diversi soggetti. Adesso io vi presenterò tra breve i nostri ospiti di oggi e di domani, e sono delle lezioni aperte su alcuni temi specifici. Il modulo di Torino si occupa di diversi temi Se andate sul sito del master c'è il calendario completo delle lezioni, dei docenti, ma si occupa in modo particolare di alcuni temi che sono sviluppati dai ricercatori e ricercatrici che lavorano in gran parte a Torino, anche se non solo a Torino. Sintetizzo velocemente alcuni di questi temi sono la presenza delle mafie nell'economia legale e diciamo tutta la tematica che va sotto l'etichetta di area grigia, i processi di espansione territoriale delle mafie in aree non tradizionali, diverse da quelle di genesi storica, e come terzo tema la cosiddetta antimafia sociale. Quindi l'antimafia dei movimenti, delle associazioni in modo peculiare, insieme a tanti altri temi su cui ovviamente non mi soffermo. Per queste lezioni introduttive abbiamo due ospiti graditissimi, oggi dottor Giuseppe Gatti, che ci parlerà, come avete visto, da programma delle mafie foggiane. È un tema che a me sta particolarmente a cuore, sta a cuore perché è un tema molto rilevante in termini di opinione pubblica, ma è un tema che è molto significativo dal punto di vista dell'analisi sociologica.
Domani avremo un altro incontro, quindi invito tutti a collegarvi alle ore 10:30. Avremo nostro ospite il dottor Gaetano Paci, che è procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Domani parleremo di 'ndrangheta e di lotta all'ndrangheta. Ma veniamo all'incontro di oggi. Innanzitutto ringrazio il dottor Gatti. In realtà ci conosciamo da non moltissimo tempo, ma si è avviato un dialogo molto intenso. Ci siamo conosciuti qualche mese fa in un convegno all'Università proprio di Foggia, un convegno online, e lì abbiamo trovato le nostre relazioni avevano diversi punti di contatto, anche se parlavamo di cose apparentemente diverse. Quindi ci siamo risentiti e poi è venuta questa idea e lo ringrazio davvero per aver accolto con entusiasmo l'invito. Il dottor Giuseppe Gatti è entrato giovanissimo in magistratura, all'età di 27 anni. È stato come primo incarico al sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Urbino. Fino al 2002, poi ha assunto lo stesso ruolo presso la Procura della Repubblica di Foggia dal 2002 al 2008. Dopodiché è entrato a far parte della direzione distrettuale antimafia di Bari, occupandosi sempre quindi di mafie pugliesi, di mafie foggiane, di cui parleremo oggi. Dal 2020 è sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e da questa, diciamo, da questa posizione svolge la funzione di magistrato di collegamento per la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Quindi ha quindi un osservatorio privilegiato, lo dicevamo stamattina quando ci siamo sentiti, non solo sulle mafie foggiane, ma anche naturalmente su un bel pezzo di 'ndrangheta, e penso che oggi incroceremo naturalmente anche il tema della 'ndrangheta. Ha pubblicato dei libri, insomma, sono tutte cose che trovate online, e ha sviluppato questa idea, secondo me molto interessante, di cui poi magari parleremo alla fine della legalità del noi. Ma di questo magari parliamo più avanti, perché abbiamo immaginato questo incontro come un dialogo, quindi ci sarà una relazione introduttiva da parte del dottor Gatti e poi delle domande che io cercherò da fare dal punto di vista sociologico, che può apparire per alcuni versi, lo anticipo anche al dottor Gatti, eccentrico. E quindi dico davvero 2 minuti mi prendo per dire perché. A me la cosa che incuriosisce molto riguarda la presenza di tre formazioni criminali in uno spazio geografico relativamente ristretto. È vero che tutti gli osservatori mettono in evidenza il fatto che si tratta di una delle province più ampie, eccetera, eccetera, ma a livello geografico si tratta invece di uno spazio molto ristretto in cui ci sono tre formazioni criminali che hanno dei tratti peculiari e che nel corso del tempo sono state riconosciute o si sono sviluppate, questo come dire, potremmo parlare, in termini di associazioni, di organizzazioni mafiose, tanto da essere ad un certo punto riconosciute e non è stato un processo lineare, ma quasi mai lo è, mi verrebbe da dire, come diciamo, rientranti nella fattispecie del 416 bis, no? Di associazione mafiosa, di associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi una cosa molto interessante è osservare tra loro e poi anche con le altre mafie somiglianze e differenze, perché oggi indubbiamente siamo di fronte a tre formazioni che io non esiterei a definire mafiose, ma i sociologi sono molto interessati, come dire, alle peculiarità, no? A distinguere, ad osservare gli elementi comuni, ma a distinguere. Queste peculiarità, secondo me, ci sono in questi casi
nei meccanismi di genesi, siamo di fronte, da un punto di vista strettamente storiografico, a nuove mafie, nuove sia pure ormai con una lunghissima storia, cioè lo dico non, con una lunghissima storia, cioè non sono delle mafie alcune di queste con una matrice storica più datata, e questa, diciamo, peculiarità delle origini si rintraccia, continua, come dire, a rintracciarsi forse ancora oggi, anche se naturalmente c'è stata una convergenza, cioè oggi si somigliano molto di più. E poi ci sono alcuni elementi importantissimi che provo a citare perché non voglio anticipare, poi, come dire, di fronte alla conoscenza esperta del dottor Gatti potrei dire delle stupidaggini, un uso molto efferato della violenza che li contraddistingue in tutte le fasi e che poi, che però cambia anche nel corso del tempo, la prevalenza della logica degli affari, almeno quella che negli studi chiamiamo così, e ad un certo punto l'emersione in modo molto forte del meccanismo dell'estorsione-protezione, che è collegato a ciò che in genere viene chiamato controllo del territorio. Poi ci sono i campi di attività, ma su questo ci riserviamo di intervenire dopo. Io ho già parlato tanto, lascio subito la parola al dottor Gatti, ringraziandolo per la disponibilità e per aver accettato questo confronto, ecco, con noi. Grazie. Prego. Rocco, grazie, veramente grazie all'Università di Torino, grazie a tutti voi che ci siete, perché per me è molto importante avere oggi la possibilità di condividere con voi questo percorso. È molto importante perché penso che lo abbiamo un po' tutti capito, che nella lotta alle mafie, come dire, il primo elemento vincente di una metodologia strategica è la conoscenza. La conoscenza è il primo passo, ma è quello che poi, come dire, rappresenta un po' l'architrave del sistema. La conoscenza poi genera quei percorsi di consapevolezza, di responsabilità, di impegno, no? Orienta l'azione, orienta gli interventi, consente l'elaborazione dei metodi. Quindi essere qui a parlare delle mafie foggiane per me è veramente come dire, un'occasione importante di cui vi ringrazio, proprio perché ecco, ritengo che questo aspetto, questo momento non sia qualcosa di sganciato dal mio lavoro di magistrato, no? Questa è parte di una delle dimensioni del contrasto, no? E quindi è fondamentale, la considero come dire non un di più, ma un qualcosa che è profondamente dentro la mia attività istituzionale. A volte anche con una componente che, come dire, per certi aspetti può essere ancora più importante, quella che è poi la stessa azione giudiziaria. Penso per esempio a tutto il percorso di formazione che portiamo avanti all'interno delle scuole, soprattutto sui territori foggiani, no? Perché poi il problema della conoscenza è prima di tutto un problema di consapevolezza della comunità che poi vive quel fenomeno, che subisce quel fenomeno. Ebbene, le mafie foggiane sono delle mafie ben strutturate, molto ben strutturate, molto ben radicate nel territorio in cui vivono e prosperano, che hanno sempre più sviluppato nel tempo una capacità importante di proiezione, sia in ambito nazionale, sia come vedremo anche in ambito internazionale. Però, c'è un però, sono mafie di cui veramente si sente assai poco parlare in giro, quindi mafie poco conosciute, mafie spesso sottovalutate, per un certo periodo addirittura negate, ma lo dobbiamo dire, diciamo, per quanto riguarda gli apparati istituzionali preposti al contrasto, penso alla Direzione Nazionale Antimafia, penso alla Direzione Distrettuale Antimafia, penso alla Procura di Foggia, bene, le relazioni di questi organismi, le relazioni ufficiali di questi organismi parlano
di queste mafie già da anni come di uno dei fenomeni più insidiosi e più allarmanti all'interno del panorama delle mafie pugliesi. Una certa narrativa la sta individuando come la quarta mafia, no? Quasi a volerla mettere subito dopo le tre mafie storiche. Comunque, voglio dire, questo per segnalare, diciamo, quale grande attenzione dal punto di vista, diciamo, delle istituzioni giudiziarie vi è a questo fenomeno. Il procuratore nazionale antimafia ha più volte ribadito che le mafie foggiane rappresentano una vera e propria emergenza nazionale. In una delle ultime conferenze relative all'operazione Decima Bis, il procuratore nazionale ha parlato delle mafie foggiane come uno dei nemici numero uno dello Stato italiano, per dire, come dire, la proiezione eversiva, no? Di quelli che sono gli equilibri della tenuta dell'ordine democratico che queste organizzazioni esprimono, sono capaci di esprimere sul territorio. E quando si parla di mafie emergenza nazionale, di mafie che generano un fortissimo allarme sociale, penso che dobbiamo necessariamente accompagnare queste espressioni a dei dati, no? E i dati ci sono, i dati ci sono. Immaginate che noi abbiamo nel distretto di Bari tre grandi poli, no? Di criminalità organizzata mafiosa: la mafia barese, la mafia del nord barese e la mafia foggiana. Ebbene, a Bari noi abbiamo oltre 150 collaboratori di giustizia. A Foggia noi non abbiamo registrato più collaboratori di giustizia dal 2007 fino al 2018. Adesso, diciamo, da un paio di anni c'è stato come dire, un importante, ancorché limitato, ritorno dei collaboratori di giustizia. Quindi immaginate che differenza, no? Dal punto di vista proprio della qualità della tenuta del vincolo interno. Due modelli mafiosi a pochi chilometri di distanza fra di loro, così profondamente diversi. Chiaramente la mancanza di collaboratori di giustizia dice tante cose e dice anche quanto è difficile svolgere attività di contrasto, svolgere indagini su un fenomeno mafioso che non può contare sui collaboratori di giustizia. Abbiamo censito dal 1978 ad oggi oltre 320 fatti di sangue, quindi delitti di sangue a matrice mafiosa collegati all'area del Foggiano. Ebbene, di questi episodi, soltanto il 20% di questi delitti, che poi spesso si tratta di delitti particolarmente atroci ed efferati, di questi delitti di sangue solo il 20% è risolto, è stato risolto dal punto di vista investigativo giudiziario. Sempre dati, per tantissimo tempo, fino, ripeto, ancora una volta a qualche anno fa, perché anche sotto questo aspetto, poi lo riprenderemo più in là, ci sono dei segnali di novità, però ecco. Per tantissimi anni non abbiamo mai registrato delle denunce da parte delle vittime della mafia foggiana. Parliamo chiaramente di vittime di reati tipici diciamo, della mafia foggiana. Il reato tipico è l'estorsione, no? Come espressione di affermazione di un controllo del territorio. Ebbene, denunce pressoché inesistenti. Quelle poche persone che nelle indagini preliminari hanno avuto la capacità di accusare gli estortori mafiosi foggiani, a dibattimento hanno puntualmente ritrattato. Quindi sempre, come dire, processi dove bisognava lavorare sui meccanismi di acquisizione della prova, no? Previsti dal nostro codice nell'ipotesi di condizionamento, no? Di minaccia, di violenza, di offerta di utilità e con tutte le incertezze del caso. E allo stesso tempo anche zero collaborazione da parte dei cittadini. Quindi capitava spesso, è capitato spesso nelle indagini che il meccanico trovava l'intercettazione, trovava la cimice, no? Nella macchina che il mafioso gli portava ad aggiustare e invece, come dire, di in qualche modo fare fronte comune
con lo Stato, si premurava proprio di tirarla fuori e di consegnarla al criminale, dicendogli chiaramente che sapeva benissimo quale avrebbe potuto essere la fonte di quella cimice, e che proprio per questo, come dire, per lui era importante, come dire, svolgere questa attività in favore dell'organizzazione. Ricordo una volta che ci furono delle cimici messe in un cimitero, e anche lì l'operaio che andò a fare i lavori in questa cappella, appena trovò la cimice, subito si preoccupò di consegnarla agli esponenti, diciamo, del clan che in quel momento era investigato. Quindi le indagini si fanno fuori casa, questo è il concetto. E di questo dobbiamo tenere conto. Storicamente, come diceva il professor Sciarrone, le mafie foggiane si articolano in tre poli. Noi abbiamo una mafia legata alla città di Foggia, rappresentata dalla società foggiana. Abbiamo una mafia un po' più datata, che è quella cerignolana, che si articola su due organizzazioni, fondamentalmente, la più importante delle quali è lo storico clan Piarulli Ferraro, poi c'è il clan Taddone, e poi c'è la mafia garganica, che viene allo Stato identificata nel clan Libergoris Ciavarella. Dobbiamo anche aggiungere, questo per quanto riguarda le sentenze definitive, quindi la mafia cosiddetta certificata, però una recente operazione antimafia, l'operazione Ares del 2018, finora ha tenuto sul piano cautelare, e siamo in fase di definizione della sentenza di merito. È emersa, come dire, una quarta mafia, la mafia sanseverese, una mafia che storicamente era collocata come una sorta di articolazione della società foggiana. Quindi Sansevero rappresentava una delle batterie della società foggiana. L'operazione Ares ha, come dire, sebbene a livello, come dire, attualmente a livello cautelare, ha riscontrato invece questo salto di qualità della mafia sanseverese, questa capacità, quindi, di sganciarsi dalla società foggiana e costituire un modello autonomo di organizzazione. I riconoscimenti giudiziari. I riconoscimenti giudiziari per queste mafie arrivano tardi. Consideriamo che il fenomeno mafioso è un fenomeno mafioso che comincia ad affermarsi alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Il riconoscimento, come dire, più significativo per quanto riguarda, il primo riconoscimento per quanto riguarda la società foggiana, è la sentenza Panunzio del 1992, cioè sono passati oltre 10 anni. Ed è questo, come dire, quello più rapido, no? Quello più rapido. Perché poi, se andiamo alla mafia cerignolana, abbiamo il processo Cartagine, la sentenza Cartagine del 1996. E su Cartagine però voglio dirvi una cosa. 1996, sentenza Cartagine, vengono comminati in primo grado 15 ergastoli. Ci sono una serie di omicidi, è una stagione particolarmente cruenta, quella della mafia cerignolana. Ebbene, il processo a Cosa Nostra, Falcone e Borsellino, del 1986, quindi 10 anni prima, si conclude con 19 ergastoli. Quindi 15 ergastoli, sentenza Cartagine, 19 ergastoli, maxi processo, Cosa Nostra. Cioè solo 4 ergastoli di differenza. Però voglio dire, la sentenza Cartagine, immagino che voi la stiate scoprendo adesso, che tanti di voi la stiano scoprendo adesso che ve ne sto parlando. Questo per far capire quanto di quello che dal punto di vista giudiziario è avvenuto su quelle terre è stato completamente ignorato. Ma anche, diciamo, tante volte vabbè, è un, come dire, il negazionismo ha, come dire, cause complesse. Possiamo dire che, in questo condivido il percorso del professor Sciarrone, il negazionismo fa parte proprio, come dire, di un momento che caratterizza il percorso del contrasto con l'organizzazione mafiosa, perché c'è sempre la fase del negazionismo, quasi un rifiuto della comunità, delle istituzioni ad accettare l'idea, soprattutto quando non si tratta delle pre-mafie storiche, che il proprio territorio possa essere contaminato dall'oppressione mafiosa, no? E questo, questa, la paura di,
come dire, di essere in qualche modo marchiati, no? Che questo marchio poi segni un pregiudizio, no? Al territorio, alla sua immagine. Qui c'è anche un problema, diciamo, proprio di modello culturale, di incapacità proprio della comunità, delle sue espressioni, dal punto di vista della comunicazione, della politica, dell'amministrazione, delle istituzioni anche, la fatica, no, nel cogliere e percepire il fenomeno. Con la mafia garganica poi questo ritardo è clamoroso, clamoroso perché noi abbiamo una sentenza, l'operazione Gargano, che la faida, diciamo la faida, quella che poi viene liquidata come faida pastorale, quindi la guerra di mafia all'interno delle organizzazioni garganiche, parte nel 1978 e si propaga fino ai nostri giorni. Ma la prima operazione, l'operazione Gargano, liquida tutto questo come una faida tra pastori, quindi un problema di abigeato, un problema di vacche, di pecore, tutto ridotto, come dire, ad una lite di cortile, quando poi a terra erano morti, ammazzati, uccisi in maniera orrenda. Il riconoscimento avviene nel 2006, cioè dal 1978 il riconoscimento interviene nel 2006, vedete quanto tempo è passato, con l'operazione Ischia-Rosa Buna. È allora che ci si rende conto che in realtà questa, come dire, criminalità non era appunto una semplice faida confinata appunto tra i monti del Gargano, chiusa dentro l'enclave di Monte Sant'Angelo, ma un'organizzazione che viveva su Monte Sant'Angelo il suo momento di mafia, il suo modello di mafia militare, e poi esprimeva sulle coste del Gargano, penso all'inizio a Manfredonia, poi come vedremo a Vieste, quel modello di mafia degli affari che costituisce, come dire, il binomio di queste mafie. Quindi dalla montagna al mare, una mafia mare e monti, no? Dove il monte è il simbolo, no? Del modello arcaico e il mare rappresenta, come dire, la modernità. Ed è proprio così, perché poi alla fine queste mafie, se sono diventate così forti e potenti, è proprio perché hanno avuto la capacità di coniugare quello che io appunto definisco il binomio vincente, cioè la tradizione con la modernità. La tradizione è rappresentata dal legame con le mafie storiche, quindi c'è una genesi imitativa, diciamocelo. Negli anni 70-80, anche prima, anni 50, abbiamo i soggiorni obbligati, terra di Puglia, di camorristi, mafiosi e 'ndranghetisti. Poi è il momento delle deportazioni carcerarie, portano nelle carceri della Puglia soprattutto camorristi e 'ndranghetisti. Questi nelle carceri fanno i riti di affiliazione, questi nelle carceri pugliesi sviluppano quella logica che un'organizzazione mafiosa matura ha già acquisito, cioè quella di concepire il carcere come l'altro fronte del territorio. Una mafia matura sa bene che la proiezione territoriale comprende due ambiti, l'ambito extramurario, la strada, e l'ambito intramurario, il carcere. È proprio il collegamento carcere-strada che crea come dire, chiude il cerchio del potere mafioso. Il carcere è il luogo dove si stringono le alleanze, è il luogo dove si fanno le affiliazioni, è il luogo dove in qualche modo si certifica la forza dell'organizzazione che si confronta con gli altri clan. Quindi, dal punto di vista dei percorsi strategici dell'organizzazione, un ambito. Quando parliamo di tradizione, noi abbiamo come riferimento due modelli essenzialmente, l'andrangheta e la camorra di matrice cutoliana. Per quanto riguarda l'andrangheta, dobbiamo considerare che il Gargano negli anni 90 è stato quando l'Aspromonte diventava scomodo, per gli 'ndranghetisti c'era il Gargano. Quindi la latitanza di importanti 'ndranghetisti è stata gestita sul Gargano da quelle che poi saranno i referenti delle organizzazioni mafiose fondamentali. Penso a Franco Cocotrovato, no? Che ha trascorso gran parte della sua latitanza sul Gargano. Proprio in relazione ai rapporti tra le mafie del distretto barese e l'andrangheta, c'è stata una importante testimonianza resa da Salvatore Anacondia,
proprio nel processo sulla 'ndrangheta stragista, quello della DDA di Reggio Calabria. È stato sentito nel 2018 e Anacondia è un collaboratore di giustizia, poi è diventato collaboratore di giustizia, ma nel periodo anni 80, anni 90 era il più potente boss, diciamo, della criminalità del distretto barese. Aveva fondato un clan, immaginate che il processo Dolmen a suo carico contava ben oltre 40 omicidi. Venivano, come dire, contestati a Salvatore Anacondia. Salvatore Anacondia, quindi mafia del Nord Barese contigua all'area della mafia cerignolana, e lui aveva sviluppato delle profonde sinergie con il clan Pierulli Ferraro. Quindi non proprio un soggetto di Foggia, ma un soggetto, come dire, legato a quell'area, la cui però conoscenza e la cui poi, come dire, identità acquisito nel tempo una carica particolarmente simbolica. Ebbene, quando viene sentito nel processo calabrese, lui proprio dice che l''ndrangheta è la mamma di tutti i gruppi in Italia, Camorra, Cosa Nostra e Pugliesi. Non c'era gruppo che non avesse contatti con la Calabria. Questo proprio a dire quanto la presenza dell''ndrangheta ha segnato le mafie del nostro distretto e particolarmente la mafia foggiana. Quando parliamo di 'ndrangheta, soprattutto su Foggia, noi facciamo riferimento al familismo. Quindi la tradizione, come il portato della tradizione, come portato della tradizione legato al rapporto con 'ndrangheta, nella mafia foggiana ha la sua declinazione nel familismo. Un familismo che nel foggiano ha una dimensione che secondo me oggi nelle altre mafie non c'è più. A Foggia il vincolo di mafia e il vincolo di famiglia sono la stessa cosa. Questo ha consentito alle organizzazioni mafiose foggiane di decidere, di pianificare a tavolino la eliminazione del sistema delle affiliazioni. Si è ritenuto sostanzialmente che le affiliazioni fossero pericolose dal punto di vista processuale, probatorio, in caso di eventuali collaborazioni di giustizia. Ed è così, perché quando si fanno le affiliazioni, tutti i componenti che partecipano al rito, a vario titolo, documentano con la loro stessa partecipazione un ruolo di intraneità con l'organizzazione. E quindi il racconto postumo di un collaboratore o una buona intercettazione ambientale che documenta in diretta un rito affiliatorio, magari in carcere, è una prova principe nel processo. I vertici delle mafie foggiane lo hanno ben compreso, hanno stabilito che a Foggia le mafie non devono fare le affiliazioni. Ma le affiliazioni sono importanti per un'organizzazione mafiosa. La sacralità del vincolo, no? Quell'elemento di specialità che ha il vincolo mafioso rispetto al vincolo dell'associazione comune, trae la sua origine proprio da quel ritualismo, che non è certamente una sceneggiata fine a se stessa. Quindi, d'altronde, poi l'affiliazione segna un passaggio fondamentale a livello di identità, cioè essere mafiosi non vuol dire semplicemente commettere un reato. È un qualcosa che non attiene tanto all'agire quanto all'essere. È una dimensione di identità. L'affiliazione, nell'affiliazione, l'affiliato, il soggetto che si va l'affiliando, pronuncia una formula in cui lui ripudia sostanzialmente generazioni e generazioni della sua famiglia di origine, cioè un atto di ripudio verso quella che è la sua famiglia di origine, la famiglia naturale. È un atto, come dire, di adesione incondizionata, totale verso la famiglia mafiosa. Quindi c'è un salto di appartenenza, no? Dalla famiglia di mamma e papà, come dico io, alla famiglia mafiosa, che diventa da quel momento in poi l'unico tuo riferimento. I foggiani perché hanno potuto rinunciare ai riti di affiliazione? Perché non c'era più il salto di appartenenza. Se vincolo di mafia e vincolo di famiglia sono la stessa cosa, non c'è più salto di appartenenza da fare, quindi non c'è bisogno dell'affiliazione. In un processo di mafia foggiana, ad un certo punto, a un collaboratore di giustizia, che era stato in precedenza esponente di una delle batterie della società foggiana, l'avvocato gli chiede quando, in
dibattimento, quando lui ha celebrato il rito affiliatorio per entrare nell'organizzazione. E questo collaboratore a un certo punto scoppia in una risata, poi urla il suo cognome e dice all'avvocato: avvocato, il mio cognome è, e indica il suo cognome. E poi dice: avvocato, ma lo sa che cos'è questo cognome a Foggia? A Foggia la mafia è il mio cognome, perché il mio cognome e la mafia a Foggia sono la stessa cosa. Ed è stata veramente una risposta che ha lasciato tutti, come dire, particolarmente sconvolti per la forza e la spontaneità con cui quel testimone l'andava a proferire. E poi di familismo è piena la storia dei processi di mafia foggiana. C'è il processo Iscaro-Saburo, c'è questo ragazzo, è un ragazzo giovanissimo che ad un certo punto vede il padre morto ammazzato, lui scende giù e si accorge che hanno trucidato il padre, quindi una cosa sconvolgente per questo ragazzo. E tutto il processo racconta la storia di una mamma, di uno zio, di una famiglia che di fronte a questo evento gestiscono e manipolano la relazione con questo ragazzo, facendogli credere che la sua missione esistenziale era quella di sterminare tutti gli esponenti del clan avverso che in qualche modo erano coinvolti nella morte del padre. E questo ragazzo diventerà un angelo vendicatore, si renderà protagonista di una infinita sfilza di omicidi, arrivando ad un ritualismo terribile che è quello di leccarsi il sangue delle vittime dopo che lui le uccideva, no? È evidente in tutto questo ritualismo un atto, come dire, un continuo, perpetuo atto di riconoscimento rispetto a quella che era la missione familiare che gli era stata affidata. Questo per far capire quanto sia patologico questo vincolo, così come in un'altra operazione, Operazione Cronos, c'è un boss che sta diventando vecchio, proprio scrive una lettera in cui una sorta di lascito testamentario e non si preoccupa della casa, non si preoccupa del conto in banca, ma si preoccupa del lascito del titolo di capo, perché, come dire, il più importante lascito testamentario che io posso fare è il titolo di capo, no? Il concetto di eredità, no? Si identifica proprio nell'individuazione del potere, dell'attribuzione del potere di reggenza, no? E quindi anche il familismo spiega anche perché non ci sono collaboratori di giustizia. Non ce lo nascondiamo, fino al 2007 noi ci abbiamo provato. E casi in cui qualcuno stava per fare il grande salto, ci sono stati. Ma che è successo? È successo che quando queste persone hanno provato in qualche modo a coinvolgere le loro famiglie, ma parlo di una moglie, parlo di un figlio, quindi cioè, gli affetti più intimi, loro sono stati abbandonati. Le risposte sono state: è meglio che muori piuttosto che collabori. Se collabori non mi vedrai mai più, se collabori con me hai chiuso, se collabori non vedrai più tuo figlio. Cioè, la stessa famiglia di origine arrivava sistematicamente a dire al collaboratore: guarda che per me è molto meglio che tu muori rispetto al fatto che tu collabori. Quindi capite quanto è devastante, perché poi una persona che decide di collaborare, come dire, di avere contro i mafiosi lo mette in conto, ma di avere a che fare con una moglie, un figlio, magari anche un figlio minorenne che ti dice queste cose, una mamma, un papà, beh, questo poi diventa devastante. È chiaro che un percorso così difficile, poi con questa solitudine, con questo abbandono, non è praticabile. Quindi il familismo dell''ndrangheta. L'altro portato della tradizione l'abbiamo detto, no? È il modello cutoliano. E che cosa c'è del modello cutoliano? C'è la ferocia spregiudicata della camorra cutoliana. Diciamo che Raffaele Cutolo aveva visto molto bene quando decise di fondare nel Foggiano, nel 1979, all'Hotel Florio di Lucera, la nuova camorra pugliese, come promanazione, come articolazione della nuova camorra organizzata. Qual era il progetto di Cutolo? Il progetto di Cutolo era quello di spostare
Le rotte, all'epoca c'era il contrabbando, poi ci sarà la droga, le rotte dei traffici illeciti dal Tirreno, dove sostanzialmente comandavano i marsigliesi, col porto di Tangeri, Marsiglia, no? E quella era la tratta, all'Adriatico, dove lui intravedeva queste grandi potenzialità collegate alle relazioni che le organizzazioni criminali pugliesi avrebbero potuto instaurare con le mafie transadriatiche, con le mafie balcaniche, con le mafie di tutta quell'area. E, come dire, la storia ha dimostrato quanto fosse stata lungimirante quella previsione di Raffaele Cutolo. E quando noi pensiamo alla ferocia spregiudicata della camorra cutoliana dentro i dentro, come dire, il DNA delle mafie foggiane, beh, mi viene subito in mente la strage del Bacardi. Con la strage del Bacardi, siamo al 1 maggio del 1986, si consuma la separazione definitiva tra le mafie foggiane e la Sacra Corona Unita. Io spero, insomma, che anche questo momento serva a fare definitiva chiarezza sul fatto che la Sacra Corona Unita con le mafie foggiane dal 1986 non c'entra assolutamente niente. Così come, qui lo aggiungo, da quello stesso momento, dal 1986, la Sacra Corona Unita ha finito anche il suo discorso con le mafie baresi. Mentre con le mafie del Nord Barese la Sacra Corona Unita non ci ha manco provato perché lì c'era Salvatore Anacondia che faceva paura a tutti. Bene, con la strage del Bacardi viene sterminata l'ultima propaggine del clan Laviano, è una strage orribile, killer armati di Kalashnikov entrano in questo circolo, un circolo privato, un night, sparano all'impazzata, quindi appunto foggia come la Chicago degli anni 20. Vengono uccise delle persone, anche innocenti, viene uccisa una donna, ma soprattutto appunto viene portato a compimento lo sterminio del clan Laviano, che era quello che portava avanti, no, in terra di Foggia le istanze rogoliane. E quindi da quel momento in poi la mafia foggiana diventa tutta un'altra storia rispetto a quello che sarà il percorso della Sacra Corona Unita, che si andrà invece a sviluppare soltanto nel sud della Puglia. Quando pensiamo anche alla violenza di matrice cutoliana, noi dobbiamo anche tenere presente del gravissimo fenomeno delle lupare bianche. Noi, insieme, sì, per quanto riguarda le lupare bianche, vi dico questo, che nel 2011, nelle grave di Zazzano, in Puglia ci sono delle bellissime grave, a Zazzano ci sono delle grave nell'area di San Marco in Lamis, è stato trovato il cimitero della mafia foggiana. Una serie di esponenti di un'organizzazione criminale che era contrapposta ad altra organizzazione sull'area garganica erano scomparsi da tantissimo tempo. Ebbene, sono stati trovati tutti i cadaveri gettati, scaraventati a decine e decine di profondità di metri dentro questa grave, dentro queste grave bellissime. Gli speleologi della Regione Puglia, facendo attività di ispezione, bonifica, controllo, queste aree particolarmente protette, hanno avuto occasione di fare questa macabra scoperta. E uno studio di medicina legale della Facoltà di Foggia ha evidenziato che oltre il 90% dei morti ammazzati di mafia garganica non ha più il volto. Si è riscontrato in buona sostanza che nell'omicidio di mafia garganica c'è un rituale, un macabro rituale operativo, cioè dopo aver attinto la vittima, dopo averla colpita, averla immobilizzata, viva o non viva non interessa, bisogna necessariamente dare alla vittima il colpo di grazia, bisogna darlo in un modo particolare, bisogna avvicinarsi con un fucile a canne mozze, arrivare a contatto del volto ed esplodergli il fucile in faccia. Questo che cosa fa? Questo cancella i lineamenti del volto, questo cancella quella che è l'immagine con cui tu evidentemente sarai ricordato anche dopo la morte. Allora, la lupara bianca è il colpo di grazia
con il fucile a canne mozza esploso a contatto, rappresentano entrambe la stessa idea, cioè quella di un odio che non si accontenta di cancellare una vita, ma che vuole andare di più, vuole cancellare anche il ricordo di quella vita. Capite la ferocia dove arriva? Cioè non mi accontento di dire tu non, da domani non ci sei più, no, tu, non, tu io ti voglio talmente male che devo fare in modo che tu non sia mai nato, che nessuno ti possa ricordare, che tu non possa avere un funerale, che tu, il tuo corpo non possa essere restituito ai tuoi cari. Quindi, come dire, tutta una serie di temi cari alla tragedia greca, ma che qui veramente si fanno drammatica realtà e sono espressione di una crudeltà particolarmente efferata che va oltre l'immaginabile. È chiaro che questo portato della tradizione, che è un portato particolarmente forte, il familismo dal punto di vista della tenuta del vincolo, quindi dal punto di vista strutturale, la ferocia spregiudicata di matrice cutoliana dal punto di vista operativo e metodologico, beh, combinato insieme fa un cocktail veramente pericoloso. E se, tutto, se a questo poi si aggiungono anche delle congiunture dal punto di vista della geografia del territorio, delle congiunture particolarmente favorevoli dal punto di vista della geografia del territorio, è evidente che le organizzazioni che si proiettano su questi ambiti sono organizzazioni che sviluppano un modello di controllo del territorio che io definisco in termini di controllo assoluto, un controllo di tipo militare. Sì, perché il territorio foggiano è un territorio particolare. Noi abbiamo l'area del Gargano, che è un'area assolutamente impervia, impraticabile, conosciuta solo alle persone che vivono in quei posti, piena di nascondigli. È stata scelta dagli stessi 'ndranghetisti per, diciamo, latitanze che diventavano scomode in Aspromonte, quindi immaginate anche la valenza che questo territorio poteva avere. Poi ci sono queste pianure immense, sconfinate, dove non c'è vita, dove non c'è, dove i cellulari non arrivano, le reti non raggiungono. In questo senso c'è anche un collegamento anche con il fenomeno del caporalato, no? Sarà un tema di altri, come dire, convegni, però non è un caso anche il collegamento tra caporalato e criminalità organizzata proprio in relazione a questo territorio particolarmente, come dire, favorevole dal punto di vista delle organizzazioni criminali. Poi ci sono le coste. Sono coste dove l'approdo può avvenire, perché sono coste molto frastagliate, ci sono delle insenature che si possono raggiungere solo con le barche. Quindi immaginate poi tutto il rapporto con le mafie transfrontaliere, quanto queste coste possano essere utili per concepire e sviluppare operazioni di importazione in Italia di stupefacente, proprio confidando sulla possibilità di raggiungere l'Italia rimanendo sostanzialmente inosservati. E quindi questo, come dire, questa serie di fattori di natura ambientale, sociologica, culturale, storica, ma anche geografica, creano un mix che giustificano quella che è la condizione con cui la comunità vive la presenza di queste mafie sul territorio. Una condizione che io definisco di soggezione assoluta. Una soggezione assoluta che ha poi la sua trasposizione in quella che è, come dire, una omertà collettiva. Una omertà collettiva a tutti i livelli, a tutti gli ambiti. Alcuni esempi. Noi abbiamo avuto nel 2011 Franco Libergolis, attualmente al regime del 41 bis, inserito uno dei capi della mafia garganica, inserito nei latitanti, nella lista dei principali latitanti più pericolosi d'Italia, cercato in lungo e largo dai cacciatori di Sardegna, di Sicilia, di Calabria, che hanno battuto palmo a palmo la foresta umbra. Ebbene, Franco Libergolis aveva la possibilità, in questo contesto, di festeggiare la prima comunione di una figlia, di un esponente di un'organizzazione, di un'altra organizzazione mafiosa foggiana che era alleata al clan Libergolis, in un ristorante di Foggia, portandosi la famiglia al seguito, facendosi anche le foto ricordo.
senza che di questa cosa gli organi investigativi avessero mai saputo nulla e quindi siano potuti intervenire. Sempre per capire il livello di condizionamento, in un'operazione, questa è l'operazione Blau, nell'operazione Rinascimento è emerso che in un paese del Gargano, poi sciolto per mafia, la cui amministrazione è stata sciolta per mafia, l'esercente per aprire il bar doveva chiedere l'autorizzazione al boss piuttosto che agli organi amministrativi. Nell'operazione Coast to Coast, che ha documentato i rapporti della mafia garganica con il narcotraffico internazionale albanese, è emerso che l'organizzazione mafiosa garganica aveva, quando è arrivata la tonnellata, doveva arrivare la tonnellata di marijuana dall'Albania, aveva preso in gestione per ricevere il carico una spiaggia di Vieste, la Baia San Felice. Praticamente era tutta militarizzata e tutta, come dire, presidiata dall'organizzazione che aspettava appunto di prendere il carico e poi di procedere velocemente alle ulteriori fasi dello stoccaggio, dell'occultamento, eccetera, eccetera. Ma l'idea proprio del possesso di una baia, il possesso incontrastato di una baia importante come la Baia di San Felice, la dice lunga. E questa situazione nel tempo ha segnato molto la comunità. La comunità è passata da una omertà di tipo soggiacente, no? Ad un percorso di ulteriore deterioramento che ha sviluppato una dinamica di omertà quasi compiacente, cioè si è entrati nella logica della dipendenza mafiosa. Se le mafie esercitano, no, sul territorio quel potere di sovranità che è addirittura più forte di quello dello Stato, allora l'idea è che l'agibilità del percorso di un imprenditore, di un cittadino, no? Il percorso economico, sociale, la libertà dei movimenti, no? L'unica agibilità possibile è quella che ti garantisce la protezione mafiosa, no? E quindi si è sviluppata quello che io chiamo il fenomeno di dipendenza mafiosa, come la dipendenza del tossicodipendente, dell'alcolista, no? Che vive in funzione del bisogno di una sostanza, bene, lì in certi ambiti si vive della dipendenza del bisogno di mafia, cioè si ha bisogno della mafia per vivere. Allora, per dire, ti rubano la macchina ed è normale il meccanismo del cavallo di ritorno, l'interlocuzione con l'organizzazione mafiosa, non ti pagano un credito e allora subito il recupero, mi rivolgo al boss, il recupero da parte dell'organizzazione, non ho una casa e l'organizzazione mi trova l'alloggio popolare, me lo trova abusivamente, ma se me l'ha trovato abusivamente l'organizzazione mafiosa, nessuno dirà mai niente. E così via. Mi servono i soldi dell'organizzazione mafiosa e quindi l'usura di prossimità, mi rivolgo all'organizzazione. Quindi le mafie foggiane piano piano si sono sviluppate, si sono sempre più, come dire, trasformate in chiave di network. Cioè in chiave di organizzazioni che forti, no? Di un potere militare che si è strutturato nel tempo e quindi si è, come dire, storicizzato, si è fatto memoria, è diventata fama criminale, quindi è diventato un valore azionario che non è più necessariamente da ribadire in termini operativi, ma di cui ci si può semplicemente avvalere sul piano del brand. Ecco, una volta che ha conseguito questo livello di potere, le mafie foggiane piano piano si sono sempre più modulate secondo lo schema della società di servizi, società di servizi che va incontro sostanzialmente alle richieste della comunità e sviluppa logiche di potere in cui la componente della violenza è sempre più una componente che retrocede, ma esiste. E invece la componente, come dire, che emerge è quella del consenso. Capite quanto più questo rende forza all'organizzazione. C'è stata un'operazione Rodolfo, no? L'infiltrazione della mafia foggiana in un settore strategico come il grano. Era stata aggredita l'organizzazione che faceva il gruppo imprenditoriale che faceva la logistica alla Barilla. A un certo punto l'imprenditore pagava a due batterie della società foggiana, queste due batterie entrano in contrapposizione fra di loro, l'imprenditore convoca i suoi referenti e dice: guardate, io pago per stare tranquillo, ma se il pagamento che faccio a Tizio deve poi
generare problemi con Caio, a cui peraltro faccio anche un analogo pagamento, io voglio dire, non capisco più che beneficio posso ricevere dall'essermi in qualche modo assoggettato a voi. E vedi come le batterie, le due batterie, ancorché impegnate in una cruenta guerra di mafia, di fronte alle istanze degli imprenditori, siano subito capaci di fare squadra, recepiscono il suo disagio, creano immediatamente un consorzio di intermediazione agricola, lo registrano, lo denunciano, lo iscrivono, vanno dall'imprenditore e dicono: guarda, abbiamo capito la tua difficoltà, stai tranquillo, da domani non paghi più il pizzo alla batteria X e alla batteria Y. Darai il 3% del tuo fatturato a questo consorzio e poi ce la vediamo noi. L'imprenditore che veniva intercettato nella macchina, quando ne parla con la segretaria, è felicissimo, è entusiasta, capite? Cioè lui, perché peraltro lui avrebbe potuto fatturare, no, questa estorsione come consulenza per un'attività di intermediazione agricola e quindi anche detrarla dalle tasse. E rivolgendosi alla sua segretaria proprio dice: ma hai capito come sono stati attenti, come sono stati sensibili nei miei confronti, come sono venuti incontro alle mie richieste? Sì, perché io l'estorsione la voglio pagare, ma lo voglio fare nella legalità. È veramente un'espressione paradossale che noi abbiamo dovuto registrare nelle intercettazioni. E questo è un po' il modello con cui questo tipo di organizzazione tiene in scacco la sua comunità. Quindi il modello dell'estorsione ambientale, dove non c'è più bisogno di minacce, dove non c'è più bisogno di violenze, dove tutto procede secondo schemi collaudati, con una, come dire, e questa è la cosa più drammatica, con una accettazione sostanzialmente da parte della comunità. Questo modello, peraltro, si è così strutturato da essere anche burocratizzato. Le ultime operazioni sulla società foggiana, parlo dell'operazione decimazione, operazione decima bis, hanno documentato come le organizzazioni gestissero quello che loro definivano la lista delle estorsioni. In questa lista erano inseriti, cioè l'estorsione non è un atto, ma è un rapporto, quindi non è come dire, l'episodica d'azione del pizzo, no, no, ma l'estorsione abbonamento. Ebbene, loro gestivano questa estorsione nello stesso modo con cui lo Stato, pensiamo a Equitalia, gestiva le cartelle esattoriali, no? Quindi l'estorsione come affermazione di una tassa di sovranità. C'erano i nomi degli imprenditori, c'erano gli importi e questa lista era un titolo al portatore. Quindi per questa lista le batterie sono fatte anche la guerra, perché chi la deteneva come titolo al portatore aveva titolo per entrare in quell'esercizio commerciale, mostrare quella lista. E l'imprenditore, per il solo fatto che vedeva il suo nome e quell'importo scritto su quella lista, pagava senza battere ciglio la tangente richiesta. E anche qui un'attenzione, come dire, da parte delle organizzazioni anche ad affrontare quelle che sono e a condividere, tra virgolette, sempre in una logica di promozione del consenso, momenti di difficoltà dell'imprenditore. Per cui nella lista erano anche inserite le rateizzazioni, erano anche inserite le dilazioni di pagamento. Quindi anche, come dire, un'attenzione da questo punto di vista a quella che poteva essere la criticità del momento, cosa su cui l'organizzazione è sempre stata inflessibile, comunque era quella relativa al fatto che l'imprenditore avrebbe comunque dovuto pagare. Però è molto interessante questo aspetto. Peraltro c'è un'intercettazione in un'operazione Big Bang, no? Questo proprio sulla formazione dei minori, in cui autorevoli esponenti della società foggiana, a un ragazzo dell'organizzazione che smaniava per mettere la bomba al negozio, per picchiare l'imprenditore che non voleva pagare, quindi per compiere atti di violenza ostentata, gli insegnano che a Foggia le estorsioni non si fanno così. A Foggia bisogna far capire agli imprenditori che la società foggiana costa meno di quanto costa una società di assicurazione. E garantisce molto di più di quello che una società di assicurazione può garantire. È un'intercettazione, come dire, fortissima dal punto di vista proprio del valore educativo che il modello mafioso foggiano esprime, un valore educativo patologico, ma di cui dobbiamo tenere conto, no? Questo per quanto riguarda il portato della tradizione. Poi abbiamo quell'altro elemento di cui ho fatto cenno all'inizio, no? Il profilo della modernità.
Sì, perché accanto ad un legame con le mafie storiche, accanto a un modello di crescita che in qualche modo trova la sua dimensione identitaria nel rapporto con 'Ndrangheta e Camorra, le mafie foggiane, come anche le mafie pugliesi, hanno un loro elemento di peculiarità, un momento di peculiarità che è legato proprio alla realtà pugliese. Le mafie pugliesi sono mafie levantine, sono mafie votate all'affare, perché le mafie poi esprimono quello che esprime il territorio. Le mafie sono un fenomeno sociale, ideologico, culturale, ma che risente di quello che è il territorio in cui nasce e si esprime. Bene, questo profilo, questa vocazione affaristica, questa vocazione mercantile, questa vocazione relazionale, questa vocazione alla intraprendenza, no? All'iniziativa, questo dinamismo, ecco, questo dinamismo, sono mafie effervescenti, perché la dimensione che in qualche modo culturalmente caratterizza soprattutto le popolazioni della fascia costiera, perché poi queste mafie sono molto ben sviluppate, hanno importanti, autorevoli espressioni proprio sulla realtà della costa, è proprio questo modello di mafia levantina. E quindi la tradizione è la modernità, e la modernità è proprio questa capacità di fare rete, questa capacità di infiltrazione, che è sempre più cresciuta, si è sempre più strutturata nel tempo. Dal punto di vista dell'infiltrazione nel settore economico-produttivo, c'è tutto un percorso che documenta proprio il salto di qualità di questa organizzazione. Noi abbiamo innanzitutto un'attenzione strategica da parte di queste mafie a quelli che sono i beni economici più importanti che caratterizzano l'economia Dauna, che sono l'agricoltura, il turismo e l'edilizia, diciamo, e ora sempre di più anche le energie alternative. Ebbene, per quanto riguarda l'agricoltura, noi abbiamo a Foggia, ci sono tre ambiti importanti, non sono gli unici, ma sono particolarmente importanti: il vino, il grano e il pomodoro. Ebbene, per quanto riguarda il vino, noi abbiamo l'operazione Bacchus del 2012, emerso che sostanzialmente la società foggiana, con degli imprenditori, la cosiddetta zona grigia, legati all'area del Foggiano, riciclava i propri capitali illeciti in un giro legato alla commercializzazione del mosto, che coinvolgeva un'importantissima impresa dell'Emilia-Romagna, del Ravennate, la quale utilizzava poi le fatture fittizie, riceveva attraverso degli spalloni i capitali, i contanti che la mafia foggiana ogni settimana gli portava, e restituiva poi con dei bonifici quelle somme con un'ulteriore maggiorazione legata all'IVA. Quindi i foggiani portavano su a Ravenna 80.000 euro il venerdì e si ritrovavano il lunedì sui bonifici delle cartiere 100.000 euro, capite? I margini di quasi 100.000 euro, capite i margini di guadagno. E la cosa che registriamo in quell'operazione, nelle intercettazioni, è un colloquio tra degli imprenditori dell'Emilia-Romagna che, riferendosi a questa situazione, si lamentano per il fatto che il mercato del mosto in quella realtà, quindi Emilia-Romagna, era stato devastato perché erano entrati i soldi sporchi dei foggiani. Quindi capite, cioè siamo nel 2011 e c'è una proiezione in ambito nazionale di questo tipo. Operazione Rodolfo, la società foggiana aggredisce il gruppo imprenditoriale che gestisce la logistica alla Barilla. Anche qui un'aggressione, come dire, che determina una condizione di soggezione assoluta da parte dell'impresa. È il famoso imprenditore che è contento di pagare l'estorsione nella legalità, e che poi ha determinato anche da parte della DDA l'adozione della misura di prevenzione sotto forma di amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 34 del codice antimafia, nei confronti di questo gruppo imprenditoriale, ancorché non, come dire, ritenuto compartecipe neanche in chiave di concorso esterno, ma come dire, la dinamica di condizionamento era talmente forte poi da giustificare l'amministrazione controllata. E l'altra operazione, questa del 2013, l'altra operazione Saturno, si colpisce il pomodoro. Qui la mafia foggiana occupa, attenzione,
l'area antistante del parcheggio della Princess. La Princess, che non è coinvolta nel condizionamento, però la Princess si ritrova a dover subire la presenza, come dire, della società foggiana nell'area di parcheggio. Era il periodo settembre-ottobre del 2016, c'erano gli autotrasportatori che caricavano il pomodoro, no? Considerate che in quel periodo la produzione, la raccolta del pomodoro nel Foggiano è altissima. Ebbene, l'organizzazione mafiosa aveva imposto una tangente per l'accesso in quest'area a tutti gli autotrasportatori. Quindi anche qui, ancora una volta, come dire, una presenza proprio di presidio territoriale che si fa espressione di sovranità. L'altro settore importante è quello del turismo, e qui ci sono delle importanti operazioni antimafia, l'operazione Medioevo, l'operazione Tre Moschettieri del periodo 2011-2012, che documenta per esempio un'attività particolarmente aggressiva che la mafia garganica instaura nella città di Vieste. L'obiettivo appunto è quello di imporre nelle società di turismo, nei campeggi, Vieste arriva a 2 milioni di abitanti l'estate, no? Imporre dei referenti dell'organizzazione mafiosa. Un'attività estorsiva che ancora una volta si giustifica in chiave di percezione di proventi, ma soprattutto in chiave di controllo del territorio, perché poi avere il controllo delle aziende, delle imprese turistiche, avere il controllo dei villaggi, avere il controllo dei campeggi, significa poi potersi permettere di prendere d'assalto Baia San Felice, far arrivare una tonnellata di marijuana dall'Albania senza che nessuno possa dire niente. Quindi ancora una volta questa relazione. L'altro settore strategico è quello dell'edilizia. Anche qui un controllo a tappeto di tutti gli imprenditori foggiani inseriti nella lista. Nel 2020 questo modello di infiltrazione segna un salto di qualità, perché sostanzialmente si passa da un approccio parassitario che si registra in tutte queste operazioni, comunque l'approccio parassitario, cioè dammi la tangente, dammi il posto di lavoro, dammi quel beneficio piuttosto che quell'altro. A un diretto protagonismo imprenditoriale. Nell'operazione Grande Carro emerge che un'importante articolazione della società foggiana aveva sviluppato un modello di infiltrazione che sostanzialmente è quello della mafia che si fa impresa. Quindi non più una mafia cerca di entrare nell'altrui sistema imprenditoriale, ma una mafia stessa che si fa essa stessa impresa, sviluppando un business lucrosissimo che passava dal condizionamento estorsivo legato alle energie alternative, quindi fotovoltaico, le pale eoliche, ad un meccanismo di frodi di altissimo livello, sia a livello di Unione Europea che a livello di truffe INPS, con degli investimenti poi in chiave di riciclaggio effettuati in paesi dell'est europeo. Quindi immaginate l'importante salto di qualità di queste mafie. L'altro fronte dell'infiltrazione è quello politico-amministrativo. Noi abbiamo delle importanti operazioni, l'operazione Piazza Pulita, l'operazione Corona, che documentano come queste mafie siano entrate nelle municipalizzate, nelle cooperative sociali che ricevevano incarichi dalle municipalizzate. C'è una vicenda particolarmente eclatante che io racconto sempre. Il figlio di un boss era stato imposto dall'organizzazione mafiosa, doveva essere lì, non doveva fare niente, doveva avere lo stipendio. Nessuno gli dice niente, tutti gli fanno gli elogi. Alla fine un funzionario zelante osa fare una nota di censura proprio per questo tipo di comportamento. Il giorno dopo il capomafia di quella batteria con un Alfa 164 entra con altre tre persone armate, entra nella municipalizzata, sbaraglia la vigilanza, si porta nel cortile della struttura, esce armato, si porta i suoi sgherri, raggiunge la stanza di questo funzionario, si chiude dentro lui e i suoi accoliti con questo povero malcapitato, lo attaccano al muro, gli puntano la pistola e gli dice: quello che hai fatto oggi a mio figlio, tu non lo devi fare mai più. Poi se ne vanno, e questa è la cosa più assurda, poi se ne vanno,
in sfilata, in corteo, cioè quando questo boss va via con i suoi seguaci, con la sua componente armata, diciamo, gran parte, diciamo, della componente lavorativa di questa municipalizzata preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani era lì ad omaggiare il boss, facendo una sorta di corteo di uscita, mentre questo povero funzionario era completamente lasciato solo, in preda al panico. Quindi questo per far capire il contesto. E diciamo, sulle infiltrazioni nel settore politico-amministrativo, penso che gli scioglimenti di Monte Sant'Angelo, Mattinata, Manfredonia, Cerignola la dicano molto. Peraltro, in questo periodo è in corso l'attività della commissione di accesso ministeriale anche presso il comune di Foggia. Questo percorso di infiltrazione sta crescendo. L'operazione Decima Bis, che è la più recente del 2020, documenta una sempre più pervasiva presenza delle mafie foggiane in una serie di ambiti, nel condizionamento nel settore delle imprese di vigilanza legate alla guardiania, in relazione alle paleoliche, dei tentativi di infiltrazione anche e di condizionamento, anche in relazione al Foggia Calcio sono emersi. Fortunatamente in chiave di progettualità non portate a definitivo compimento anche per l'intervento della magistratura. Nel settore delle corse dei cavalli, cioè abbiamo l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri, che è un importante ippodromo dove avvengono le corse dei cavalli. Anche qui nel settore delle scommesse legate alle corse dei cavalli è stato registrato il condizionamento della mafia foggiana nei criteri di assegnazione delle case popolari, cioè dei meccanismi finalizzati a introdurre abusivamente soggetti che versano una tangente alla società foggiana, nel gioco elettronico d'azzardo, nelle scommesse online, progettualità di intervento anche in alcuni appalti pubblici che avrebbero dovuto riguardare l'ospedale riunito di Foggia. Insomma, ce n'è veramente tanto. L'altro fronte della modernità, no? Capacità di infiltrazione, capacità di relazione. Queste sono mafie che hanno sviluppato un'importante capacità di relazione a diversi ambiti. L'operazione Filigrana ha dimostrato, per esempio, i rapporti con i casalesi. I foggiani, la mafia foggiana e i casalesi avevano creato una joint venture per contraffare milioni e milioni di banconote da 20 euro. I casalesi avevano la filigrana, non si sa come, ma avevano la filigrana delle cartiere di Fabriano. I foggiani avevano la stamperia, avevano il tipografo. Quindi l'indagine documenta le relazioni tra queste due organizzazioni, gli incontri, le visite, i viaggi, ora a Foggia, ora nel Casertano. E poi il passaggio dal modello dell'appalto, per cui sostanzialmente i foggiani avrebbero avuto un ruolo subalterno, prendendosi una percentuale, al modello della compravendita. A un certo punto i foggiani decidono di proporre ai casalesi un modello orizzontale negoziale, non più un modello, come dire, verticale, bilaterale ma paritario, di acquistare loro la carta e poi di vedersela loro a contraffarla. Quindi anche qui diciamo un salto di qualità. E i rapporti con la criminalità campana emergono anche in relazione al settore del traffico di rifiuti. Noi abbiamo due operazioni importanti, l'operazione Blackland del 2011, l'operazione Indaunia Venenum, che documentano come la criminalità organizzata foggiana abbia gestito in maniera illegale, criminale, rifiuti provenienti dalla Campania proprio attraverso rapporti con organizzazioni criminali campane. Il nome di un trasportatore foggiano arrestato nell'operazione Blackland figurava in quei nomi che il pentito Schiavone aveva consegnato alla commissione nel 92, alla commissione sul controllo legato al ciclo dei rifiuti. Una serie di nomi di soggetti che erano in qualche modo i soggetti di cui l'organizzazione dei casalesi si avvaleva in relazione al fenomeno della terra dei fuochi, no? Ebbene, tra questi nominativi del 1992 noi arrestiamo un foggiano nel 2011, questo per far capire. Quindi rapporti con la Camorra, ma anche rapporti con l'Andrangheta. Rapporti con l'Andrangheta sia in relazione al traffico di droga, abbiamo l'operazione Friends del 2017 che documenta i rapporti tra la componente del clan Libergoli e i cartelli
andranghetisti della piana di Gioia Tauro in relazione appunto al traffico della droga, ma anche in relazione, questo aspetto riguarda prevalentemente la mafia cerignolana, in relazione alle maxi rapine collegate al fenomeno degli assalti ai portavalori. Abbiamo l'operazione Chelios del 2017 della DDA di Catanzaro, in cui autorevoli esponenti della criminalità organizzata cerignolana sono lì a fare consorzio con la Cosca Mannolo, un'importante organizzazione di 'ndrangheta del Crotonese, per realizzare poi il furto alla Sicur Transit di Catanzaro, il furto altavoce di 8 milioni di euro alla Sicur Transit di Catanzaro. Quindi anche qui, anche questo aspetto, ancora una volta, questa capacità relazionale. Poi abbiamo. Aspetta, Sì. ti interrompo un attimo per farti prendere fiato, ma non solo per dire che poi ti ricordo che un po' di tempo devi riservarlo a tutte le questioni antimafia, eccetera, eccetera. Allora, se posso, giusto per fare, mi verrebbe da fare tantissimi commenti, ma naturalmente mi autocensuro. Perché, insomma, tantissime cose interessanti che stimolano domande, riflessioni, così mi limito proprio a prendere qualche minuto e poi ti ridò subito la parola, così con delle cose un po' estemporanee. Prima, no, mi sono dimenticato di dire che un tuo articolo pubblicato su Narcomafia è reso disponibile dalla Via Libera, di cui abbiamo qui la direttrice, credo anche i redattori, che salutiamo, la Via Libera appunto. Saluto anch'io Elena e il gruppo. Sì, Elena Sì, Cicca. e quindi è accessibile, molte delle cose che hai raccontato le possiamo trovare così, possiamo magari anche scrivere in chat l'indirizzo. Allora, la cosa che ti volevo, allora, no, una cosa che volevo dire è sì, smettiamola per favore con questa quarta mafia. Io penso di avere nel mio scaffale così, almeno due libri, se non più, che si chiama La Quarta Mafia, perché io avevo studiato negli anni 90 la Sacra Corona Unita e molte inchieste giornalistiche erano uscite allora con questa denominazione. Peraltro poi di quarta mafia si è parlato brevemente anche per Mafia Capitale, come dire, quando viene, no, la quarta, e c'era una polemica anche un po' stucchevole, devo dire, anche con alcuni studiosi in cui dicevano no, è la quinta. E quindi ecco, lasciamo perdere se è la quinta, la sesta, così. No, perché come chiamiamo le cose, come sappiamo gli scienziati sociali, come dire, il fatto di chiamarle in un certo modo ha poi degli effetti concreti sulla realtà. Così come tutte queste vicende che ci ha raccontato dovrebbero un po' cambiare gli orientamenti e i discorsi anche istituzionali che si fanno in diverse sedi. Perché tu dicevi chiariamo una volta per tutto il rapporto con la Sacra Corona Unita, ma anche lì c'è un difetto nel manico, perché la Sacra Corona Unita viene equiparata, come dire, ci sono le tre mafie e poi c'è la Sacra Corona Unita. Allora, mi spiace, non è così. Io una delle cose che devo spiegare ai miei studenti è che è proprio sbagliato, no? Io della Sacra Corona Unita, se parlo quando parlo delle mafie, come delle nuove, tra virgolette, mafie, o delle mafie in aree non tradizionali. Cioè, è una cosa molto, molto diversa. Ora, alcuni flash un po' anche provocatori per non rubare tempo. Certo, c'è stato un po' questo ritardo. Io prima sono stato provocatorio per dire ma di cosa ci stupiamo? Però ci sono state fatto bene a ricordare delle importanti operazioni, da ultime tantissime, come dire, un elenco. Quindi a me viene da dire che c'è un attivismo da parte almeno della magistratura inquirente delle forze dell'ordine, poi non lo so sull'esito, che è notevole, quindi forse dobbiamo guardare anche su altri versanti per capire anche che fare, visto che adesso ci avviamo poi a parlare di altre cose. Ma hai fatto bene a dire che, sia pure in ritardo, negli anni 90, gli anni 90 sono per ovvie ragioni storiche nel nostro paese una stagione un po' in tutte le regioni di grande azione giudiziaria. Questo vale anche per la Puglia, l'operazione Cartagine, cioè molte di queste operazioni hanno la stessa denominazione
del Piemonte, della DDA del Piemonte. Negli stessi anni c'è una grande operazione che riguarda, che si chiama proprio Cartagine. Hai fatto bene tu a ricordarla, così, non è che è mancata. Semmai, come dire, delle cose che tu ci hai raccontato, se posso permettermi cioè, come dire, una battuta un po' forse superficiale, molte cose le abbiamo già viste in altri territori, comprese anche alcune azioni repressive dal punto di vista giudiziario, che però non danno i frutti sperati. Ci viene da dire, non è che possiamo sperare però che l'azione penale può arrivare fino ad un certo punto, come dire, e arriva per definizione sempre tardi, meno male che arriva a fatti compiuti, no? Perché è così. Le cose però interessanti è che abbiamo dei chiari processi imitativi. Mi fa piacere questo aspetto, no? Perché nelle mafie c'è molto questa logica di isomorfismo, la chiamiamo noi sociologi, ed è fortissima da sempre, anche nelle aree, anche tra le mafie tradizionali. È evidente il ruolo della camorra, della camorra. Il ruolo della nuova camorra organizzata di Cutolo, il progetto di Cutolo, almeno per quanto riguarda la società foggiana e la mafia, diciamo, di Cerignola, direi non tanto poi per la mafia garganica, che secondo me è una matrice diversa, cioè nel senso una cosa interessante anche della cosiddetta mafia garganica è che c'è una matrice nella faida, però io che ho studiato di più l'andrangheta, in molti gruppi di 'ndrangheta nascono come il meccanismo generativo è proprio nella faida, cioè non, nella faida quella del sangue lava sangue, non, che crea un certo tipo di risorse e poi di reputazione che viene utilizzato, guarda, anche nella piana di Gioia Tauro, alcune delle famiglie che oggi sono i grandi casati di 'ndrangheta devono la loro reputazione originaria, se si va molto indietro nel tempo, a meccanismi di faida, che anche lì funzionano su una base di reciprocità negativa, per usare, se mi posso permettermi, questi termini tra l'antropologia e la sociologia. E quindi anche questo è interessante, così come uno spaccato interessantissimo hai dato sul tema del familismo. A me sta molto a cuore questo tema perché se ne parla, io dico, in modo molto inerziale, come dire, c'è il familismo, i legami. Allora tu ci hai fatto capire, questa è una cosa, perché che il familismo non va tanto d'accordo, scusa, lo traduco io in modo un po' grossolano, ma questo serve, lo dico così anche ai miei studenti, non va tanto d'accordo con i legami organizzativi. Cioè, non è detto, c'è cioè una cosa che noi ci dobbiamo spiegare, non è detto che famiglie e rituali di affiliazione, come in un certo gergo, in un certo dibattito pubblico, vengono dati per ovvi, sul piano storico, antropologico, analitico, non stanno bene insieme. Cioè, nel senso che c'è una forzatura. Non mi stupisce che se c'è un forte familismo, abbiamo dei gruppi criminali che rinunciano alle affiliazioni. Se io credo che se 'ndrangheta vuole come dire, far tesoro della lezione repressiva che ha ricevuto, dovrebbe andare, spero che non mi ascolti, ma tanto sai che contano le mie parole, dovrebbe andare un po' in questa direzione. Cioè, uno degli errori strategici dell''ndrangheta in questo momento sarebbe quello di continuare con i rituali di affiliazione e soprattutto con fondare locali di 'ndrangheta al nord. Non su, si potrebbe parlare a lungo. D'altra parte, nell''ndrangheta in Calabria, le famiglie più importanti dal punto di vista imprenditoriale sono quelle che hanno e non hanno mai rinunciato ad una struttura familistica in cui la famiglia viene anteposta al modello organizzativo. È un discorso, cioè voglio dire, cioè questa cosa qui che stai dicendo, io addirittura riesco a vederla anche nell''ndrangheta, ma magari poi ne parliamo per dire che è un modo per rendere un po' più complicate, secondo me anche però più realistiche, alcune categorie che utilizziamo per guardare altre realtà. C'è tutto il discorso poi sulla violenza, no? Questa violenza estrema, che è stato nel momento, diciamo,
della fase di avvio, della fase in cui si diventa mafiosi, fammelo dire un po' così, un poco giuridico, ma la violenza ha giocato un ruolo fondamentale, ma questo l'abbiamo visto così, la capacità però di questa violenza di essere estrema e quindi di creare un capitale di reputazione fondamentale, che poi viene speso e così, ma poi la capacità di trasformare questa violenza in una valenza economica. Cioè questo secondo me si vede bene in quella che apparentemente è la mafia più tradizionale, quella garganica, perché ci sono le faide, il sangue, eccetera, eccetera, ma anche lì c'è una, come dire, una traduzione di strumenti giustificati sul piano simbolico e culturale in strumenti che diventano chiaramente di arricchimento economico. Cioè, come dire, la violenza diventa strumento per produrre ricchezza, non solo per intimidire, perché prima serve per intimidire, serve nelle guerre di mafia, poi diventa così. Vabbè, la questione sull'omertà così sarebbe lunghissima, sul consenso, hai detto tante cose, secondo me hai fatto bene a collegarla molto all'estorsione ambientale, tu l'hai chiamata, io la chiamo estorsione protezione, cioè nel senso che c'è un vero e proprio servizio, non è solo estorsione, ma è un servizio che viene offerto e che quindi verrà comprato, non è solo imposto, c'è qualcuno che lo compra e no, questo è davvero molto, molto importante. Siamo arrivati poi al punto di osservare l'economia e la politica, perché credo. Mi verrebbe da dire, sempre con una battuta dell'ultima che faccio, ma questo territorio ad un certo punto, guardiamo sì tutti questi gruppi, ma questo territorio ha degli elementi che facilita la genesi di gruppi criminali. Cioè dobbiamo guardare questo territorio. La pongo come domanda, ma di questo io sono sicuro, cioè, no, no, guardo, conosco un po' questo territorio in modo non approfondito, ma insomma, conosco abbastanza quell'area. Proprio negli anni 90, dalla fine degli anni 80, negli anni 90 c'è una profonda trasformazione del sistema economico. Poi basta parlare con chi vive lì, adesso non voglio fare così, quando spesso uno dei motivi di discussione, non so se mi dai conferma così, è di confrontare quell'area con il boom, diciamo, del Salento, no? Guarda caso, no? Dal punto di vista economico e almeno gli interlocutori che ho incontrato io dal punto di vista politico. Per esempio, alcuni interlocutori con cui avevo modo di parlare mi parlavano di un deficit di rappresentanza politica, perché l'altra cosa su cui dobbiamo guardare è indubbiamente la politica. Cioè, tutto questo è possibile, questo lo dico io che non faccio il magistrato, però per un certo modo di funzionamento dell'economia e credo, e questo mi sembra molto evidente sempre più, della politica. È quello che è accaduto a Foggia, che sotto, insomma, in via di accertamento, tu richiamavi la commissione di accesso, ma credo anche un certo funzionamento di pezzi del tutto minoritari, delle agenzie di contrasto, mi riferisco anche alla magistratura, fanno parte di questo mosaico di cui dobbiamo tenere presente per cogliere anche i punti di debolezza. Poi tutte queste mafie, ma non ne parlo oggi, secondo me tu hai messo in luce giustamente molti punti di forza, mi verrebbe da dire, è un esercizio che faccio con i miei studenti, che ci sono però anche molti punti di debolezza che io riesco a vedere in ottica comparata con le altre mafie che ho studiato. E che però è importante mettere a fuoco perché potrebbero essere più efficaci anche le azioni di contrasto. Però lo dico con la massima umiltà. Ti restituisco la parola per se vuoi andare verso, diciamo, la parte, qual è stata la reazione, no? Un po' a Vieste si è creata la prima associazione anti-racket, ecco, se ci vuoi parlare anche il modello anche giudiziario che avete messo in piedi è un modello molto significativo. Mi piacerebbe se riesci, se non sei troppo No, no, va bene, va avventurista. bene. Grazie. Va bene. Grazie a te. Sì, no, è bello anche
questo dialogo perché, come dire, è un modo per cristallizzare e arricchire ulteriormente anche dal punto di vista proprio strettamente sociologico, quindi della tua competenza, quelli che sono dati che io, come dire, ho evidenziato sul piano proprio strettamente giudiziario, quindi è interessantissimo e quindi grazie di questo. Sì, diciamo la strategia di contrasto. Io vorrei fare una premessa su quello che è stato il salto di qualità di queste mafie, perché se no non capiamo la strategia di contrasto. Queste mafie, che sono state tutto quello che io, come dire, ho cercato in qualche modo, magari anche in maniera un po' confusa, di mettere insieme, ad un certo punto. Questa capacità relazionale, no? Con le mafie storiche, poi anche all'interno delle mafie foggiane, perché mafia foggiana, mafia garganica, mafia cerignolana dialogano e come che dialogano con la mafia di San Severo, con la criminalità organizzata di Trenitalia, con la mafia barese. Questa capacità di relazione a un certo punto esplode in chiave internazionale. Che succede? L'Albania negli ultimi anni diventa uno dei primi principali produttori di marijuana e sostanzialmente si sviluppa una interlocuzione diretta tra i cartelli albanesi e le mafie foggiane. Le coste pugliesi, ma in particolare quelle foggiane, diventano la porta privilegiata di accesso della marijuana che deve andare in Italia, deve andare in Europa. Quindi capite che tipo di front office. Questa relazione con le mafie albanesi poi, come dire, si sviluppa anche su in Olanda, perché sono proprio gli albanesi in alcuni casi a fare da intermediari tra le organizzazioni mafiose foggiane e i cartelli colombiani, e quindi la tratta della cocaina, i porti di Rotterdam, diciamo della parte del nord, quindi tutto il rapporto con quell'area lì. Quindi cartelli albanesi, cartelli colombiani, relazioni internazionali. Ad una dimensione, come dire, importante, perché parliamo di importazione. Che cosa succede? Questa cosa cambia il modello delle mafie foggiane. Le mafie foggiane stabilizzano la proiezione internazionale, quindi non è questione di un'operazione antimafia, ma è questione di un vero e proprio modo strutturato di porsi e di identificarsi, quindi all'esterno una proiezione internazionale, all'esterno viene sempre meno il rapporto di subalternità con le mafie storiche, perché quando i foggiani diventano loro sostanzialmente gli interlocutori privilegiati degli albanesi per la marijuana, che cosa succede? Succede quello che sta succedendo, cioè che indagini della DDA di Reggio Calabria documentano che le cosche reggine vanno sul Gargano a prendersi la marijuana o vanno sul Gargano a prendersi altro tipo di stupefacente. Quindi anche il rapporto con le mafie storiche sta subendo delle modifiche, viene meno la subalternità. Vi è anche proprio un nuovo modello di mafia da parte proprio delle organizzazioni foggiane, cioè il modello di mafia degli affari. È un modello vincente. La mafia della contrapposizione, della faida, dello schieramento contrapposto, della guerra, concepita come momento di definizione degli spazi, dei territori limitati, è finita. E quindi che succede? C'è tutta una classe dirigente che dal 2011 viene epurata. Muore Rizzi Giosuè, mu muore Mansueto Michele, muore Franco Spiritoso, muoiono tanti pezzi da 90. Che avevano fatto i programmi, le strategie delle mafie foggiane, si afferma un nuovo modello, un modello che privilegia la dinamica di tipo federato, il modello consortile, il consociativismo. E quando vedo questo tipo di progettualità, che l'operazione Decima Bis ci consegna in un modo particolarmente interessante, perché addirittura vi è un progetto che sostanzialmente tende a recuperare anche una dimensione di alleanza fra tutte le organizzazioni della Capitanata, anche tra quei due, come dire, cordoni bipolari contrapposti, perché noi abbiamo pezzi della mafia garganica alleati con pezzi della mafia foggiana, con pezzi della mafia sanseverese, contrapposti, come dire, ad un'analoga cordata formata da altrettante organizzazioni. Ebbene,
è un tentativo in atto di superare questo modello. Allora, quando vedo questo, io non posso non pensare a Rinascita Scott, non posso non pensare all'operazione Criterion, non posso pensare, per esempio, a quello che Mancuso Luigi ha cercato di fare ed è riuscito a fare nell''Ndrangheta Vibonese, cioè mettere insieme tutte le 'ndrine, no? Superando questa contrapposizione familistica sia interna ai Mancuso, sia con tutte le altre varie locali che caratterizzano la provincia di Vibo Valentia e proiettarsi sempre più con un modello provinciale, no? La provincia di Vibo Valentia, che diventa sostanzialmente un interlocutore diretto del crimine. E la stessa operazione la vedi nel Crotonese con quella che è stata la figura di Grande Aracri. Quindi questa consapevolezza dell''ndrangheta di essere sempre più chiamata a gestire la complessità, ad accettare, accogliere le sfide della globalizzazione. Quindi, se l'obiettivo è gestire la complessità, la risposta organizzativa deve essere chiaramente un modello evoluto, un modello che metta insieme, che crea alleanze, sinergie, quindi il modello consortile, consociativo. Ebbene, quando vedo una in luce nell'ultima operazione antimafia, una progettualità delle mafie foggiane finalizzata in qualche modo a concepire, adesso solo a concepire, fortunatamente, una provincia foggiana che in qualche modo esprima in un modello consortile e tenga insieme organizzazioni che fino a ieri si sono spregiudicatamente combattute sul territorio, macchiando le strade di sangue. Ebbene, io vedo anche in questo sostanzialmente la società foggiana, le organizzazioni mafiose foggiane, seguire, quindi la genesi imitativa, no? Seguire anche in questa chiave di modernità il rapporto con le mafie italiane. E allora, se noi ci troviamo di fronte a un modello di questo tipo, e quindi ad un'organizzazione così complessa, così strutturata, che in qualche modo è così proiettata verso, come dire, una dimensione evolutiva quanto mai preoccupante, è evidente che un modello di strategia non può non tenere conto di tutto questo e deve essere un modello adeguato a quella che è la serietà della minaccia. Purtroppo, come dire, quando si parla di una risposta in chiave strategica, che sia una risposta organizzata, che sia una risposta efficiente, c'è anche bisogno dei mezzi. Noi per tanto tempo abbiamo veramente portato avanti un lavoro difficilissimo e questo lo devo riconoscere. Non sempre abbiamo potuto contare su quel supporto che dal punto di vista istituzionale sarebbe stato necessario. Le cose sono cambiate dal 9 agosto del 2017. Il 9 agosto del 2017 segna un momento che io definisco e spero sia veramente un momento di non ritorno. C'è la strage di San Marco in Lamis, vengono uccise quattro persone, ancora una volta l'ennesima tragedia nella tragedia, vengono uccisi due agricoltori innocenti che avevano solo, come dire, la malcapitata sfortuna di trovarsi in quel momento mentre veniva ammazzato il boss Romito Mario Luciano, esponente di punta di un'organizzazione garganica. Ebbene, quel momento è stato un momento che ha scosso non solo Foggia, non solo la provincia di Capitanata, ma ha scosso il paese intero, l'Italia. Cioè è stato il momento in cui ci si è veramente resi conto che queste mafie sono una cosa seria, che queste mafie sono un'emergenza nazionale e queste mafie vanno quindi affrontate in maniera adeguata. Allora, da quel momento in poi è cambiata la musica. Lo Stato ha cominciato a far sentire la sua presenza, ma non a chiacchiere, ma con i fatti. Sono stati istituiti i cacciatori di Puglia, è stato istituito il ROS a Foggia, è stata istituita la DIA a Foggia, il reparto prevenzione crimine a Sansevero, sono stati potenziati i reparti della Guardia di Finanza. Sono aumentati i pubblici ministeri, sono aumentati i giudici, sia a Bari che a Foggia, dovrebbero aumentare ancora di più, tra parentesi, però un segnale c'è stato. E i risultati di questo investimento poi si sono visti. Dal 9 agosto del 2017 in poi, 60 operazioni antimafia tra DDA di Bari e Procura di Foggia, oltre 500 arresti, tonnellate e tonnellate di droga sequestrata, arsenali interrati nelle sperdute aree della foresta umbra, rinvenute dai nostri
Cacciatori di Puglia. 30 milioni di euro si è cominciati a ragionare, è iniziato, come dire, si è iniziati a ragionare in chiave di contrasto patrimoniale. 30 milioni di euro non saranno tantissimi, ma sono sicuramente un segnale importante per una criminalità organizzata che si sentiva onnipotente, inattaccabile, che poteva uccidere e confidare che quegli omicidi non sarebbero mai venuti alla luce. Figuriamoci se qualcuno poteva mai toccargli il patrimonio. Ma questo, come dire, investimento in chiave di risorse ha avuto, come dire, le risposte che ho appena elencato, a mio giudizio per una ragione particolare, perché questo investimento si è andato ad ancorare all'interno di un modello investigativo, quello che io chiamo il metodo Foggia, che sta facendo la differenza. Sta facendo la differenza. Ecco, io sono convinto che il contrasto alle mafie, innanzitutto che noi facciamo contrasto alle mafie, noi non facciamo guerra alle mafie, perché il contrasto alle mafie deve essere innanzitutto un contrasto di tipo ideologico. Noi non possiamo affrontare le mafie, come dire, muovendoci con la stessa logica della, dinamica mafiosa. Esistono dei modelli. Le mafie rappresentano un modello educativo, valoriale, ideologico e l'antimafia deve rappresentare un modello educativo, valoriale, ideologico, antitetico. Qual è il modello mafioso? Il modello mafioso è quello che concepisce la relazione proprio sullo schema della potestà e della soggezione, la relazione scontro, no? La dimensione verticale. Io lo definisco il modello della legalità verticale, dove l'altro è qualcuno da strumentalizzare, dove la fragilità è qualcosa di cui bisogna approfittare, quindi tutta l'emergenza Covid. La legalità dell'io, no? È il modello mafioso, che poi è il modello della famiglia del padre padrone, che poi è il modello dello Stato autoritario, che poi è il modello delle dittature, che poi è il modello di una classe in cui non c'è un in cui c'è il bullismo, no? E questo è il modello. Allora, l'antimafia su quale base deve concepire la sua attività, la sua dimensione di contrasto? Su un modello valoriale. Noi ce l'abbiamo, è l'articolo 2 della Costituzione, no? L'altro non è più il nemico, il diverso, no? Qualcuno da respingere, da allontanare, da annientare, da eliminare, ma diventa il compagno di viaggio. È il modello della relazione circolare, no? Le categorie sono quelle dell'articolo 2, quindi la libertà e l'uguaglianza. La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento del dovere di solidarietà. Quindi libertà, uguaglianza, solidarietà. La relazione circolare. È questo che costruisce la comunità, questa è la legalità del noi. E questo modello di legalità del noi, tradotto in chiave di contrasto, come si declina? Si declina con il concetto di cooperazione, di inclusione, una cooperazione di tipo inclusivo. Questo è il modello di contrasto che fa veramente paura alle mafie perché declina valori che per il sistema mafioso sono eversione allo statu quo. E questo modello di cooperazione inclusiva, fondata appunto sulla dinamica dell'incontro, della relazione, del contributo reciproco, no? Della valorizzazione di tutti gli attori e della costruzione di un percorso comune condiviso, si esprime a diversi livelli. Il primo livello è il rapporto fra le autorità giudiziarie, una DDA unita, una DDA che non ha protagonismi, che vive di squadra, dove ciascuno cresce e sviluppa logiche nel rapporto con l'altro, non di competizione, ma di cooperazione. Una DDA che si rapporta alla Procura di Foggia, riconoscendone l'importanza, sviluppando un meccanismo di relazione paritaria, bilaterale, e coinvolge i colleghi della Procura di Foggia che hanno al loro interno un pool, il pool 1, che si occupa proprio di reati spia della DDA, li coinvolge non solo nelle applicazioni dei singoli magistrati, ma nell'analisi periodica, sistematica di quelle che sono le evoluzioni del percorso mafioso in atto, nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie. Perché? Perché il fenomeno mafioso lo devi monitorare a monte, e questo è compito della DDA, ma a valle, e questo è compito di una procura territoriale che gestisce i reati spia. E quindi si fa strategia insieme, si fa condivisione. E in questa rete entra la DNA, oramai in forma, come dire, strutturata, sistematica. E quindi si crea questo asse, oramai è, come dire, una sorta di rete strutturata, DNA. DDA di Bari, Procura di Foggia, a cui si aggiunge Eurojust. Perché?
perché sempre di più queste indagini sulle mafie foggiane hanno una proiezione internazionale ed è importantissimo il ruolo di Eurojust, ancora una volta il coordinamento, la cooperazione, si è tornati alla collaborazione di giustizia nel Foggiano, perché si è pentito un esponente della criminalità organizzata garganica ad Amsterdam. Questa persona aveva ucciso un altro foggiano ad Amsterdam in relazione al traffico internazionale di droga, di cocaina, ai rapporti con i colombiani, mafia garganica colombiani. Era successo come dire, un incidente di percorso. La dinamica tra questo garganico e il suo boss era finita male e questa persona aveva ucciso il suo boss ad Amsterdam. Era disperato perché sostanzialmente non poteva più tornare sul Gargano, in quanto per quello che aveva commesso, lo avrebbero sicuramente ucciso. I colombiani volevano la sua testa e quindi lui a un certo punto, disperato, si è costituito alle autorità olandesi. Noi ci siamo precipitati ad Amsterdam. Una sorta di piccola Duisburg ad Amsterdam era avvenuto. E lì è stato importante Eurojust, lì è stato importante il rapporto con la procura di Amsterdam, far capire agli olandesi che non era un crimine comune, che non era un delitto episodico, ma che c'erano tutti gli elementi di un inizio, di un incipit di infiltrazione della mafia foggiana in quel territorio. Ed è stato bello, bello con gli olandesi poi ritrovarsi, capirsi e condividere un percorso che ci ha portato insieme ad acquisire la collaborazione di questa persona. Nel Foggiano quella persona probabilmente non si sarebbe mai pentita. È stato decisivo, cioè le indagini foggiane oggi le puoi risolvere anche all'estero, hai bisogno anche dell'estero, hai bisogno del collega dell'altro stato, perché ci sono, come dire, delle dimensioni che puoi gestire molto meglio delocalizzandole. Quindi questo rapporto a rete tra le autorità giudiziarie, che poi si esprime nella maniera più completa attraverso le squadre investigative comuni. Anche qui un modello burocratico di cooperazione fondato sulla rogatoria è oramai superato, è oramai datato. L'indagine internazionale deve avere come declinazione la SIC, la squadra investigativa comune, dove le autorità, magistrati, poliziotti, degli stati coinvolti fanno squadra insieme, fanno indagini insieme, raccolgono le prove insieme. C'è una circolarità delle prove, non c'è più l'indagine italiana che chiede all'autorità straniera, estera, il compimento di questo piuttosto che di quell'altra cosa, generando spesso incomprensioni, diffidenze, no? C'è l'indagine comune e quindi quello che si acquisisce è patrimonio di tutti, capite? Sul piano dei processi, questo che marcia in più. Accanto a questo modello, no, quindi questa cooperazione inclusiva deve andare oltre, la prefettura. Questa rete giudiziaria ha sviluppato con la prefettura di Foggia una collaborazione stabile, sistemica, costante, una circolarità del materiale probatorio. Le indagini della DDA di Bari sono diventate punto importantissimo per il prefetto per aprire dei fronti di accesso e successivamente le risultanze dell'attività di accesso sono state altrettanto, come dire, utili per gli uffici giudiziari per comprendere i meccanismi di condizionamento politico-amministrativo portati avanti dalle organizzazioni mafiose. E lo stesso vale per le interdittive. Anche qui una circolarità del materiale, delle conoscenze, una condivisione dei patrimoni ha consentito alla DDA e alla prefettura di procedere di pari passo. La prefettura di Foggia, dal 9 agosto del 2017, ha emesso oltre 67 interdittive. Non ci sono, come dire, paragoni con quelli che erano i risultati degli anni precedenti. E infine, questa dinamica di cooperazione inclusiva, questa legalità del noi, no? Questo metodo Foggia, ha come suo polo strutturale dentro la rete tutta la dimensione del sostegno del mondo associativo. Noi portiamo avanti una antimafia giudiziaria che si avvale in maniera consapevole, scientifica, strutturata del contributo fondamentale delle associazioni, un contributo decisivo nella gestione della vittima, perché il problema fondamentale non è quello di, come dire, limitarsi a puntare all'esito favorevole di una decisione giudiziale. Il problema fondamentale è rompere quel modello culturale,
rompere quella dimensione per cui, dal punto di vista valoriale, l'agibilità, no? Il trattare con la mafia, il convivere con la mafia è cosa buona, è cosa giusta, è cosa doverosa, cioè rompere quello schema. Questo meccanismo di tipo educativo, valoriale, è un meccanismo su cui è fondamentale l'intervento dell'associazionismo. Quando la vittima di mafia comincia in qualche modo a elaborare un'alternativa, ad accettare l'idea che le cose possano non stare come sono sempre andate, quando si rompe lo schema della solitudine. La mafia domina dal punto di vista educativo, domina dal punto di vista dell'immagine, dei simboli, dei valori, quando riesce a fare terra bruciata. Quando si rompe lo schema della solitudine, ecco che la vittima comincia a sviluppare un percorso di autocoscienza, di consapevolezza, di responsabilizzazione e di risposta positiva. E su questo le associazioni per noi sono strategiche. Abbiamo l'associazione, per esempio, Buon Samaritano, che sviluppa un dialogo di prossimità con la persona usurata, con le vittime dell'usura. Abbiamo la FAI, che ha creato sia a Foggia che a Vieste, la FAI di Tano Grasso, che ha creato dei presidi importantissimi. E sviluppa un percorso di prossimità non con la persona singola, ma con una classe, con gli imprenditori. E noi abbiamo l'esempio bellissimo del processo di Vieste, la mafia di Vieste, l'unico processo in cui ci sono state denunce, in cui al dibattimento le vittime hanno confermato le accuse, in cui non abbiamo avuto bisogno delle intercettazioni, perché alla fine si è creata una dimensione di condivisione assoluta, quello che io chiamo il coraggio collettivo, la denuncia collettiva. La legalità circolare, la legalità del noi in azione, cioè gli imprenditori che si sono presi per mano e guidati dall'associazione, sono tutti insieme andati a fare la denuncia. Hanno trovato quel coraggio che individualmente non si può chiedere, no? E la risposta è stata bellissima. Il processo alla mafia di Vieste, la prima udienza, io la ricordo ancora oggi. Sono arrivati i pullman dei cittadini da Vieste ad assistere al processo. Ma voi non avete idea che cosa vuol dire a Foggia questo? È una rivoluzione. Processi di mafia foggiana, non c'è mai nessuno, solo familiari, difensori familiari dei detenuti. Sono arrivati i cittadini, è arrivato il sindaco, il prefetto, il commissario anti-racket, l'avvocatura dello Stato, e quei cittadini si sono fatti 5 ore di pullman, perché Vieste è vicina relativamente perché è montagna. Sono partiti alle 5 di mattina per essere lì, cittadini di Vieste, che erano lì per dire a quegli imprenditori: guardate, abbiamo capito quello che state facendo. Abbiamo capito che quello che state facendo non è soltanto un qualcosa che vi riguarda esclusivamente, è un qualcosa che riguarda Vieste, che riguarda il territorio, che riguarda la comunità. Noi siamo con voi, voi siete parte di noi. E questo grande messaggio è stato decisivo. E infine poi c'è il sostegno alla comunità, quindi sostegno alla persona, sostegno a una categoria imprenditoriale particolarmente esposta all'impresa, sostegno alla comunità. Il sostegno alla comunità c'è Libera. È stato un momento bellissimo a gennaio 2020, bellissimo ma allo stesso tempo delicatissimo. Che cosa sta succedendo in questo momento nel Foggiano? L'attività della magistratura, ecco, parliamo anche delle fragilità di queste organizzazioni. Da quando l'attività della magistratura è diventata sistemica, da quando le operazioni hanno assunto un carattere strutturato e non episodico, c'è, cioè, come dire, un progetto e una, come dire, risposta sul territorio, che si fa sempre più martellante, è chiaro che quel meccanismo che tiene insieme, no? Il vincolo che tiene insieme l'organizzazione ha cominciato a vacillare, perché loro, come dire, puntano molto sul welfare mafioso, hanno un solidarismo interno particolarmente forte. Nel momento in cui l'organizzazione non ha più la possibilità di riesprimersi sul territorio, la fama criminale subisce una decotazione, perché più operazioni antimafia mettono in crisi quella fama criminale, quel brand, quelle azioni, quelle quote, cominciano a ribassarsi, no? Allora loro hanno avuto difficoltà ad alimentare la cassa, e quindi questo sta determinando come dire, una sorta di indebolimento del vincolo mafioso. Come si esprime tutto questo sul territorio? Ripristinando quella violenza che fino a quel momento si teneva sulle spalle. Quindi sono ricominciate le bombe, gli attentati, è ricominciata, come dire, la violenza a farsi sentire, perché sostanzialmente il capitale si è abbassato, quindi ci vogliono delle iniezioni, no? Delle iniezioni, dei finanziamenti, una violenza proprio in chiave di finanziamento per rifar risalire quelle quote, quelle azioni. Questo
Però la gente è spaventata, la gente non è che, come dire, vede questo tipo di analisi, la gente vede il sangue, vede le bombe, vede le macchine che saltano, vede gli esercizi commerciali devastati. Quindi in un momento di grande sconforto, un bivio strategico, no? E cosa succede? Succede che, diversamente da tante altre, come dire, occasioni precedenti, in cui al ripristino della violenza mafiosa foggiana aveva fatto seguito il puntuale, no, abbassamento della testa collettivo della comunità, il rassegnato e passivo abbassamento della testa, questa volta che succede? Succede che Libera prende in mano la situazione, insieme a Libera ci sono 120 associazioni foggiane che si mettono insieme e si organizza una marcia di 20.000 persone per dire tutti insieme no, ma non per dire no, ma per dire noi. No? Il più bel no che si è saputo dire alle mafie, che si sta cercando sempre più di declinare, è proprio questo noi. E la cosa più bella di questa manifestazione è che sul palco non c'erano politici, non c'erano rappresentanti delle istituzioni, non c'era nessuno, c'erano solo le vittime delle mafie, c'erano solo le mamme, i fratelli, le mogli, no? Delle persone che sono state uccise da questa mafia. C'era un imprenditore che continuava ad essere proprio in quel periodo particolarmente attaccato dalle organizzazioni mafiose, aveva subito plurimi attentati. Erano lì, mano nella mano, a raccontare le loro storie, a condividere il loro percorso. Ed è stata la testimonianza più credibile, no? Di un noi che può e che si deve fare storia. Perché, ripeto, ancora una volta, il cambiamento è possibile. Ma dobbiamo necessariamente partire da questa dimensione, la legalità del noi. Io ci credo. Grazie Giuseppe, un applauso virtuale purtroppo, ma rinnovo l'invito a Torino, ti inviterò prestissimo, spero ad ottobre, per continuare questo discorso. Come sai, questo discorso, queste tue conclusioni le condivido molto ed è davvero. Quindi per andare oltre anche ad un certo modo di concepire il contrasto, come dici tu, alle mafie. Il tempo è finito, però io potrei dire un mucchio di cose, ma non dico nulla, perché vediamo se c'è qualche domanda, se ti possiamo rubare ancora qualche minuto. Se potete scrivere in chat o chiedere, l'attivazione dell'audio, si fa subito, credo. Quindi molto volentieri se ci sono domande. Mariano Marino, chiedo alla collega Martone se può. Prego. Forse è abilitato. Sì, ok, grazie, buona serata. E la mia domanda è questa, io volevo capire un attimino, allora intanto premetto che sono un funzionario del Ministero della Giustizia, mi occupo di antimafia da 25 anni con il mio lavoro e quindi è un argomento che mi appassiona particolarmente. Nel caso specifico non conosco molto la realtà chiaramente della Puglia, conosco meglio quella siciliana e un poco quella calabrese per aver lavorato a Reggio Calabria per 3 anni. Quello che mi interessava capire, qui non so se la domanda è più rivolta al dottore Gatti o a lei, professore, il perché di queste diverse, chiamiamole mafie, ma come dicevi sono d'accordo con lei, di nuove forme di mafia in una regione come la Puglia. Se è legato a diciamo, caratteri endemici o a cos'altro, ecco, mi incuriosisce questo perché non ho ben chiara questa prospettiva. Raccogliamo se ci sono altre domande o proviamo. Lei però ha iscritto il master, giusto? Sì, certo. Ah.
Quindi no, questo mi conforta perché la domanda è molto complessa e richiede molto tempo. Io adesso, Immaginavo. però è un tema che affronteremo, perché è uno dei miei temi. Vediamo, vuoi rispondere tu o provo a dire? Cioè, come dire, c'è una specificità provo a tradurla così, cioè dobbiamo guardare anche a questo territorio, lo dicevo prima, con una specificità, non perché abbia, secondo me sì, sociologicamente, anzi, io inviterei proprio a dire, come dire, non penso che sia, come dire, che lì ci sia un concentrato di, non so come dire, di un certo tipo di ethos, che lo si sviluppa lì e non, che so, in un'altra provincia del sud o in una provincia contigua. Cioè, una delle sfide interessanti di un piano conoscitivo è capire perché lì, perché in un determinato periodo, cioè paradossalmente, se posso parlare da sociologo, così è più facile, data la storia, ripeto, dal punto di vista storiografico recente, rispetto alle mafie invece che chiamiamo storiche, su cui i discorsi sulla genesi sono molto per necessariamente limitati, come dire, no? Qui noi abbiamo degli elementi per poter dire cosa accade. E secondo me io andrei in direzione, sicuramente bisogna andare a guardare, lo dico in un modo un po' generico, ma che può essere precisato. Come funzionano o come funzionavano in quel determinato periodo storico queste società, dove intendo per funzionare anche delle cose apparentemente banali. Innanzitutto, come stavano insieme? Che tipo di coesione? Cioè, come stanno? Che è una domanda tipica dei sociologi. Come stanno insieme? Quella che viene chiamata integrazione, che spesso uno immagina gli immigrati, ma la prima integrazione riguarda chi condivide un territorio. Che tipo di integrazione sociale, come si è trasformata nel tempo e, come dicevo prima, il tessuto economico e il tessuto politico. Perché chiaramente, allora, stiamo parlando di un territorio che ha un dinamismo economico dal punto di vista, la capitanata, come dire, è un posto dove che subito si associa storicamente ad un'agricoltura di un certo tipo e poi, per quanto riguarda soprattutto il Gargano, ha penso che abbia delle strutture ricettive dal punto di vista alberghiero, così come tra le più, a livello almeno quantitativo, tra le più alte d'Italia, voglio dire, è un territorio che ha una infrastrutturazione economica di un certo tipo. E che è andato avanti, insomma, così, che ha una storia politica di un certo tipo, insieme a quelle caratteristiche geografiche che non vanno sottovalutate, di cui ci parlava il dottor Gatti, perché, come dire, le comunicazioni sono faticose, come dire, è un territorio affascinante, bellissimo, però spostarsi è complicato, comunicare è vero, non c'è neanche la copertura. In tutta questa foresta umbra è bellissima, ma come dire, anche poco penetrabile in alcuni momenti. Quindi dobbiamo andare in questa direzione, osservare la storia, le trasformazioni, ripeto, dell'economia e della politica. O, per dirla sempre in una battuta, consentitemi così, l'incontro proprio tra politica ed economia, cioè ciò che noi sociologi chiamiamo gli assetti regolativi. Che tipo di regolazione? Perché poi in fondo il dottor Gatti ha parlato molto di questo, cioè non ha parlato solo del diritto penale, così, ha parlato di no, la legalità del noi, se penso, riguarda non solo la legalità codificata nei codici, ma le regole, le norme sociali che naturalmente sono molto più potenti dei codici, se funzionano, se ci sono. Però mi fermo. E c'è una domanda da parte di Billy. Prima di darti la parola, Giuseppe, se sei d'accordo, è uno Sì, studente. sì, sì.
Prego, Billy, se vuole. Ci sente? Mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Ok, allora innanzitutto buon pomeriggio, grazie professore e grazie dottor Gatti perché ci avete fornito tantissime, veramente tantissime informazioni. Allora, la mia domanda sono due in realtà. La prima è al dottor Gatti. Che cosa fa un magistrato se arriva in un nuovo territorio, no? Ad esempio, arriva in un nuovo territorio. E si scopre che c'è un fenomeno mafioso, qual è la prima azione di un magistrato per contrastare, no, il fenomeno? Invece la mia seconda domanda è più una questione, no, personale, cioè cosa ne pensate dello scagionamento di Brusca? Ecco, queste qua sono le due cose che volevo chiedere. Ci sono altre domande? Lasciamo la parola alla. Io non vedo bene, ma confido che Vittorio. Non vorrei ci fosse. No, no, per ora non c'è nessuno. Va bene. Giuseppe, vuoi rispondere? Eh? Sono. Sì, Anche la prima, scusa se io ti. no, 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 va bene, ma purtroppo È più l'entusiasmo. sono. Sì, ma ti ringrazio, anzi, ti ringrazio di aver già cominciato ad affrontare tu una questione che siamo d'accordo, è una complicatissima. E io penso che proprio muovendomi un po' per rispondere alla prima domanda, no? Muovendomi anche sul solco di quello che tu hai detto, c'è come dire, una peculiarità sul piano ambientale, culturale, geografico, storico, che ha facilitato questo fenomeno di contaminazione. Fenomeno di contaminazione all'inizio, ma ora un fenomeno di vera e propria, come dire, autonoma identificazione, e di questo bisogna prenderne atto. Considerate che nel 1890 a Bari è stato celebrato il processo alla Malacamorra Barese, alla Malavita Barese. 1890 era un maxi processo, oltre 120 imputati. Si parlava di camorra, si usava questo termine come l'estorsione, la camorra sul gioco d'azzardo, la camorra sui furti. Quindi era un'organizzazione di malavitosi che facevano le affiliazioni, che avevano il vincolo, i giuramenti, che si tagliavano, che si facevano il taglio e bruciavano i santini e che concepivano allora, diciamo in chiave limitata, quello che era il contesto della criminalità, concepivano già quella logica del controllo, del controllo del territorio attraverso l'attività estorsiva, appunto attraverso l'imposizione della camorra. 1890. E una cosa analoga ce l'abbiamo anche nel medio barese, nel barlettano, in quegli anni. Quindi voglio dire, non è che la Puglia sia lontana dalla Calabria e dalla Campania, è lì. E quindi quest'aria si è respirata per tanto tempo, già da tempi antichi. E poi c'è un dato che è quello della fragilità, della marginalità. Cioè, è quello che anche diceva il professor Sciarrone, cioè ci sono degli elementi di fragilità dal punto di vista istituzionale, delle istituzioni politiche, economiche, sociali che caratterizzano questo territorio, che hanno caratterizzato storicamente questo territorio e che hanno generato delle condizioni di marginalità, marginalità sociale, marginalità proprio di tipo esistenziale, no? E questa marginalità poi, come dire, ha determinato anche quella condizione di, come dire, quella condizione particolarmente propizia perché il modello culturale così, come dire, patologico potesse in qualche modo diventare, abitudine di vita. Quindi ci sono una serie di dati con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. Ma appunto, torno a dire, l'elemento forte è proprio il contesto di una ricchezza dal punto di vista delle potenzialità, no? Che questa regione offre, ha offerto e offrirà sotto vari ambiti, non però, come dire, controbilanciata da una solidità, no? Dal punto di vista della coesione sociale, dal punto di vista di quella che è la maturità delle realtà, che dal punto di vista istituzionale, sociale,
politico hanno portato avanti nel tempo, al di là delle singole persone, ma proprio come realtà, in se stesse, il governo sui vari fronti della realtà foggiana, ma anche più in generale della realtà pugliese. Cosa fa un magistrato per contrastare un fenomeno mafioso quando se ne accorge? Beh, allora io vi racconto un po' la mia esperienza, come è iniziata la mia esperienza all'antimafia. Io ho cominciato a occuparmi di mafia foggiana quando facevo il PM a Foggia. A un certo punto mi occupo di pubblica amministrazione e in quel momento sto sostanzialmente svolgendo un'indagine su una serie di reati contro la pubblica amministrazione che riguardavano la realtà diciamo, della sanità, l'azienda ospedaliera foggiana. Ebbene, facendo questo tipo di indagini, quindi indagini di pubblica amministrazione, viene fuori che sostanzialmente vi erano dei collegamenti tra una realtà imprenditoriale, una serie di esponenti di un'organizzazione mafiosa che poi appunto scopriremo essere stati assunti all'interno di questa realtà imprenditoriale, e tutta una serie di situazioni, diciamo, legate, diciamo, alla selezione degli appalti, alla individuazione, diciamo, di aggiudicazioni di gare. Quindi un contesto abbastanza particolare. E dentro questo contesto io in qualche modo mi ritrovo, come dire, a rompere un certo tipo di equilibrio. Non voglio entrare poi nel personale, però diciamo che questa vicenda poi è stata riferita anche da un collaboratore di giustizia che poi ha raccontato, insomma, ha raccontato, diciamo, tutta una serie di dinamiche che, appunto, stando alla sua ricostruzione, ci sarebbero state. Insomma, io mi ritrovo, dentro questo contenitore ad essere anche destinatario di un progetto di attentato, cioè. Non ero ancora alla DDA, no? Non ero ancora alla DDA di Bari, ero alla Procura di Foggia e appunto questa persona che poi deciderà di collaborare con la giustizia avrebbe avuto il compito da diciamo, esponente dell'organizzazione mafiosa, stando alla sua ricostruzione, appunto, di perpetrare un attentato. E quindi per me è stato abbastanza traumatico, insomma, l'impatto con questo contesto, quindi non ve lo nascondo, perché in qualche modo io provenivo dalla Procura di Urbino, quindi una situazione, potete immaginare, ben diversa. Non ero ancora entrato nella direzione distrettuale antimafia, mi occupavo peraltro di pubblica amministrazione e mi trovo a intercettare, come dire, delle dinamiche in cui sostanzialmente interagivano vari aspetti, come dire, della realtà foggiana, tra cui anche vi era appunto questa interazione forte di un'organizzazione mafiosa. Cosa ho fatto in quel momento? E diciamo che è stato quello il momento in cui forse per la prima volta ho sviluppato, come dire, l'importanza del noi. Perché è stato un momento in cui in qualche modo avevo potenzialmente, no? Parliamone anche in termini, come dire, schietti. Avevo potenzialmente, come dire, la possibilità anche di sfruttare, no? Dal punto di vista del protagonismo personale, una sovraesposizione del genere. O avrei potuto, come dire, annichilirmi, come dire, ripiegarmi sulle paure, sui timori, e quindi chiudere completamente ogni tipo di idea, no? Di poter continuare un percorso. In questo ambito. E ecco, quello che invece in quel momento per me è stato, come dire, importante capire è che questo senso di paura che in qualche modo mi portava a essere solo, no? Generava comunque solitudine, isolamento, mi portava a chiudermi, ecco, io lo dovevo vincere proprio con la relazione. Dovevo vincerlo condividendo questa mia dimensione con i colleghi di lavoro. E quindi è nato un bellissimo,
come dire, momento di squadra con i colleghi della Procura di Foggia, che erano in quel momento i miei colleghi di lavoro, poi con i colleghi della Direzione Distrettuale Antimafia, che poi hanno, come dire, effettuato poi quell'operazione che poi porterà in qualche modo alla emersione della vicenda, no? E anche all'arresto di quelli che avrebbero dovuto essere i protagonisti. E quindi, ecco, devo dire che per me è stato importante questo, proprio cercare in quel momento quella dimensione di vicinanza umana, oltre che professionale, con chi condivideva come me ogni giorno quella dimensione di lavoro. E ritrovarmi in questo noi, fatto proprio di nomi e cognomi, di persone, di colleghi che in qualche modo diventavano i miei amici, i miei punti di riferimento. Ecco, questa dimensione di gruppo io poi da allora non l'ho più abbandonata ed è stata decisiva proprio in tutto il percorso, perché sostanzialmente si è creato un noi, un gruppo, e le comprensioni, le acquisizioni, le elaborazioni, le strategie sono sempre più state frutto di un lavoro di squadra, non più patrimonio di un singolo, no? E questo secondo me è decisivo, perché questo favorisce i processi, no? Quei processi che restano al di là delle persone, di cui c'è tanto bisogno, perché veramente noi abbiamo bisogno, come dire, che il nostro fare, il nostro agire, abbia un progetto, abbia una ragione. Questa ragione non può essere collegata soltanto come dire, alla nostra passione, al nostro impegno, alla nostra persona. Noi dobbiamo, come dire, sviluppare questa cultura del servizio e questo servizio, come dire, deve avere come sbocco una proiezione che deve essere necessariamente la proiezione di un noi che è il noi della comunità, è il noi dell'istituzione, è il noi di una DDA, è quella dimensione dell'altro, no? Di cui comunque ti devi fare carico. Perché come dire, le mafie vivono sfruttando la fragilità, no? Sfruttando le debolezze, le criticità. Noi dobbiamo farci carico di curare tutto questo. È solo così che si fa contrasto. E quindi questo è un po' il senso della mia esperienza. La vicenda Brusca. Allora, noi dobbiamo capire una cosa. Quello che è successo a Brusca è esattamente quello per cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno lottato, per cui hanno dato la vita. Cioè la percezione, l'acquisizione della consapevolezza di quanto fosse decisiva nella lotta alle mafie, la possibilità di ottenere la collaborazione di persone che dentro quell'organizzazione, con tutte quelle regole, quei vincoli, quei legami perversi e patologici, terribili, avessero, come dire, in qualche modo sviluppato per ragioni di convenienza all'inizio, figuriamoci, ci sta pure, per ragioni di mero calcolo. Non vuol, come dire, non era questo il punto, non era questo il punto a cui guardava Falcone, a cui guardava Borsellino, ma dato oggettivo, no? Sviluppare questo percorso di collaborazione. La collaborazione come l'unica grande, vera, grande, vero investimento strategico nella lotta alle mafie. Il collaboratore è devastante per l'organizzazione mafiosa. Voi non avete idea. Quando cominciano le collaborazioni, hai proprio il segnale di una mafia che si disgrega. E certo, ci può essere tanto di utilitarismo. Non lo metto in dubbio, ci sono storie positive, storie negative di collaborazioni, collaborazioni andate bene, andate male, però la scelta della collaborazione è una scelta forte. La scelta forte. E, non è semplice, io le ho vissute anche le collaborazioni foggiane, non sono collaborazioni semplici. La scelta di un Brusca di collaborare non è stata una scelta semplice per tutto quello che quel mondo ha rappresentato per lui. Per cui Brusca ha commesso cose inenarrabili, atrocità, nefandezze incredibili. Non penso sia questo da mettere in discussione. Però Brusca, quel percorso di Brusca, è esattamente la riscrittura oggi di quello che è stato il modello con cui Falcone ha concepito la lotta alla mafia. E
l'unico che può essere veramente vincente, perché punta a mettere in discussione, attraverso il ripensamento della persona, attraverso, come dire, la messa in discussione interna all'organizzazione mediante percorsi concreti di esperienza personale, quelli che sono valori che la mafia considerava invincibili, inattaccabili, incontestabili. Quindi capite quanto è destabilizzante. Grazie Giuseppe, grazie davvero per queste risposte, sia per la nota biografica che hai voluto, l'esperienza biografica che hai voluto condividere con noi, e anche per queste ultime considerazioni che condivido appieno. E grazie in generale, ecco, per tutto il tempo, perché con il caldo ti sono davvero grato, è stato un incontro. Avevo molte aspettative, ma devo dire almeno le mie sono ripagate, e quindi Troppo ti buono. ringrazio. E poi complimenti anche per questa passione che non offusca però la lucidità. Ecco, mi sembra davvero, e non lo dico in modo retorico, e sono d'accordo che abbiamo bisogno, che questa è la via, abbiamo bisogno di una riflessione anche sull'antimafia. Che vada a costruire, che vada molto a costruire. Però avremo modo di riparlarne. Io ringrazio tutti e anche coloro che sono rimasti in ascolto, no? Oltre il limite che ci eravamo dati, quindi vuol dire che c'è veramente un interesse genuino e questo mi fa davvero molto piacere. E di nuovo grazie al dottor Gatti. Vi ricordo l'appuntamento di domani alle ore 10:30 con il dottor Gaetano Paci, che è procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, e parleremo di 'ndrangheta e di contrasto all'ndrangheta da un osservatorio importante quale è appunto Reggio Calabria. Quindi grazie, a presto. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Sono veramente contento di questo momento. Bene. Grazie per la pazienza, soprattutto. No, no, grazie a te però. No, no. Bene. Ringraziano molti anche nella chat, grazie. Va bene, alla prossima. Alla prossima, grazie.